Buonasera. Siamo giunti al punto più buio di questa notte della Repubblica. Le Brigate Rosse hanno deciso di colpire come non mai il cuore dello Stato. Lo faranno nella persona di uno dei suoi uomini più rappresentativi, Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana. Vediamo come e perché. Sono le ore 6. Oggi è giovedì 16 marzo 1978. Con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa a Roma da un commando di terroristi. Inaudito, ripetiamo, incredibile episodio è avvenuto davanti all'abitazione del parlamentare nella zona della Camilluccia. Terroristi avrebbero... GR1, edizione straordinaria. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Coperti da un telo, sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi, sono quattro morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, puoi andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi sparati evidentemente con mitra, con mitragliatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello dell'Alitalia, ma no, l'Alitalia non ha quei gradi, ma non ha quei gradi l'Alitalia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli, ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Strese. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina, attento per terra al bossolo, ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
questa finestra, sì, lei ha potuto vedere esattamente questo giovane con questo uomo che era chiaro, un pochino più alto di Moro all'incirca, come altezza, era un pochino più alto di questo dell'altro che veniva rapito. Sì. Lui era vestito di chiaro, quello che veniva rapito era vestito di scuro invece. Ecco, e ha visto che questo rapito, diciamo... Sì, che camminava, e appunto... Non sembrava ferito. No, e lo prendeva con il braccio, lo prendeva, sì, e questo, diciamo, con l'impermeabile, prendeva quello, il rapito, per il braccio e lo portava, ma molto calmi erano, non erano concitati, non correvano. E dove l'ha fatto salire? L'ha fatto salire in una 128 scura. Blu, sì, che si dirigeva poi verso via Trionfale, su via Stresa, naturalmente. Sì, però io ero in camera mia, visto là ci sono dei fori. Sì. Nella camera da bagno, io ero nella camera appresso, cioè nella mia camera da letto, fortunatamente stavo ancora a letto, ho sentito dei rumori, cioè... Ha sentito anche delle voci? Sì, ho sentito addirittura delle grida, poi le parole... di un uomo? Di tanti uomini e anche di una ragazza, ho sentito anche la voce di una ragazza, adesso che fosse una passante o meno, questo qua non lo so. Che comunque, diceva questa ragazza? No, senta, io non l'ho sentito, ho sentito la voce di una persona anziana, cioè distintamente, che diceva lasciatemi, poi delle altre voci molto giovani, secondo me, che facevano... No, quello no. Aldo Moro ha un'indubbia, anche se non indiscussa, posizione di preminenza politica. Non rappresenta infatti solo il punto d'incontro di una tensione all'unità tra le più importanti forze politiche del paese, ma è soprattutto il portatore di una volontà di riforma di grande respiro del sistema italiano. Moro ha sempre ritenuto che al paese non dovesse mancare l'apporto, sono sue parole, delle forze sociali che contano per se stesse, del crescere dei centri di decisione e del pluralismo che esprime la molteplicità irriducibile delle libere forme di vita comunitaria. Una prospettiva che Moro ha sempre avuto presente nei 40 anni della sua attività politica. Deputato alla Costituente nel 1946, ministro, segretario della Democrazia Cristiana, presidente del Consiglio nei governi di centrosinistra, ministro degli Esteri, fautore della distensione tra Est e Ovest e della cooperazione tra Nord e Sud e, da ultimo, ispiratore della strategia di solidarietà nazionale. Alla figura dello statista non manca un radicamento nell'esperienza umana, un retroterra di affetti familiari, di meditazioni religiose, di legami con la sua terra pugliese, di rapporti con i suoi studenti, gli consente una percezione profonda di situazioni anche complesse e contraddittorie, proprio come quella che egli si trovava a fronteggiare nella seconda metà degli anni 70. Siamo in una crisi allarmante, afferma nel 1976, ma crediamo al suo superamento. Puntiamo sull'avvenire di un paese sempre più ricco di energia, di intelligenza, di coraggio, di rispetto, di giustizia, di solidarietà. So che, pur con distorsioni ed errori, per i quali si paga talvolta un alto prezzo, avanza nella nostra epoca una nuova umanità, più ricca di valori, più consapevole dei propri diritti, più impegnata nella vita sociale. Insomma, malgrado la crisi, sotto la crisi è un nuovo mondo che si affaccia e al quale è doveroso e insieme saggio dare spazio. Alla Camera dei Deputati tutto è predisposto per il voto di fiducia al quarto governo Andreotti. Esso nasce dopo una crisi lunga e difficile, durata quasi 8 settimane. È l'11 marzo del 78, un sabato, quando Andreotti ottiene finalmente il sigillo presidenziale alla lista dei ministri e ne legge i nomi in diretta durante il TG della sera. Il nuovo governo sarà varato con la fiducia dei comunisti e ciò accade per la prima volta negli ultimi 30 anni di vita repubblicana. I ministri giurano al Quirinale il 13 marzo. Artefice della svolta politica rappresentata dall'ingresso dei comunisti nella maggioranza è stato Aldo Moro. Formare il nuovo gabinetto non è stato facile neppure per Giulio Andreotti. Il suo terzo governo si era dimesso il 16 gennaio.
il presidente del Consiglio ha prima dovuto affrontare le bordate dei suoi compagni di partito, Forzanovisti, Dorotei e Fanfaniani. Quindi ha dovuto contrastare le aspre critiche lanciate da Ugo La Malfa, più intenso e inquieto che mai. Il 27 febbraio, finalmente, è riuscito a sottoporre il programma all'Assemblea dei gruppi parlamentari democristiani. Il pomeriggio del giorno seguente, martedì 28 febbraio, Moro ha parlato a 262 deputati e a 136 senatori del suo partito, recalcitranti di fronte alla prospettiva di accordo con il PC. Ha affrontato il nodo dei rapporti tra DC e comunisti, il ruolo della Democrazia Cristiana, cerniera, dice, del sistema politico, e l'intricata situazione di crisi provocata dal terrorismo e dall'economia. Moro stava tessendo un'operazione delicata. Da una parte doveva trovare in Parlamento i consensi per una formula di governo in grado di superare le gravissime divisioni che investivano i partiti e quindi il Parlamento. Dall'altra voleva evitare l'isolamento della DC dalle altre forze politiche in un momento in cui le emergenze sembravano poter destabilizzare, così si era espresso, il sistema democratico. Chiedo ai colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati, delle nuove vittime, e per dare tutta la nostra piena, appassionata, affettuosa solidarietà al collega Aldo Moro, nella cui nobile figura oggi vediamo gravemente colpita ed offesa tutta la nostra assemblea, insieme con la solidarietà calda al partito che lo ha come presidente. Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività. Nello spazio di poco tempo vennero qui a Palazzo Chigi i principali leader politici di tutti i partiti, i capi dei sindacati, e vi fu una spinta unanime proprio per il timore, dato che il rapimento avvenuto in quel giorno nessuno pensa, certo non sarebbe verosimile, che fosse sganciato dal fatto del nuovo governo e dalla presentazione del nuovo governo. La spinta di tutti fu di cercare di accelerare al massimo le procedure parlamentari e di fare in modo che il governo nella stessa giornata potesse avere pienezza di poteri e più che altro si sconfiggesse l'eventuale disegno di far saltare la nuova maggioranza che si era costruita attraverso questa forma di crimine. Il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, convoca il ministro dell'Interno, Francesco Cossiga. Un'ora dopo, dal Viminale, Antonio Fariello, capo dell'UCIGOS, ufficio centrale per le investigazioni generali e le operazioni speciali, dispone perché sia messo in atto il piano zero. Ma di questo dispositivo non c'è traccia nelle questure italiane. In realtà si tratta di un complesso di ordini previsti per casi di banditismo nella provincia di Sassari, dove Fariello è stato brillante questore prima di venire chiamato a Roma dal ministro Cossiga.
Alle ore 11 del 16 marzo, la DC ha scelto di respingere qualunque ipotesi di ricatto da parte dei terroristi. La sera, alla TV, parlerà il Presidente del Consiglio. Una dichiarazione, la sua, chiaramente orientata verso la linea della fermezza. Vaticano, appartamento del Papa. Paolo VI è a letto, influenzato. A dargli la notizia è Monsignor Pasquale Macchi, segretario particolare. Paolo VI la riceva in preda a una forte emozione. Viene chiamato il medico, sono necessarie 2 iniezioni di cardiotonici. Le Brigate Rosse hanno rivendicato poco fa il rapimento di Moro. Hanno telefonato alle 10.10 alla redazione centrale dell'ANSA, che peraltro oggi è in sciopero, dettando questo messaggio di 3 righe. Questa mattina abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro ed eliminato la sua guardia del corpo, teste di cuoio di Cossiga, firmato Brigate Rosse. Le teste di cuoio, come sapete, sono un reparto speciale dell'esercito tedesco che viene impiegato, è stato impiegato con successo in operazioni antiterroriste. A distanza di qualche minuto messaggi analoghi giungono alle redazioni di Roma e di Torino dalla stessa agenzia di stampa. Sono solo conferme. Il presidente della DC è nelle mani della più temibile organizzazione terroristica, l'EBR. Alle 10.50 un messaggio firmato dalla colonna Walter Alasia viene ricevuto dalla redazione dell'ANSA torinese. Si chiede la liberazione dei brigatisti detenuti a Torino e di quelli di Azione Rivoluzionaria e dei NAP, entro 48 ore. Altrimenti, si dice, faremo fuori Moro. Il paese è sotto shock. La classe politica, il Parlamento, il governo, le forze sociali, in definitiva il paese, sono attoniti, sbalorditi. È ferita la Repubblica. E noi partecipiamo all'angoscia degli amici della Democrazia Cristiana, sappiamo che il Paese vive delle ore di angoscia, si diffonde il disorientamento e temiamo che si diffonda una sorta di rassegnazione. Era prevedibile e direi che fosse in una certa misura scontato che di fronte a un avanzare delle forze popolari e democratiche e a un avanzare particolarmente in questo periodo della loro unità, vi sarebbe stato, come vi è, un tentativo estremo di frenare un processo politico positivo. Io intanto direi che non dobbiamo dimenticare che sono stati presi per bersaglio anche 5 giovani delle forze dell'ordine. E l'onorevole Moro rappresenta certamente la persona più rappresentativa della Democrazia Cristiana e più impegnata in questo momento sul piano politico nel Paese. Alle 10.20 a Palazzo Chigi si svolge una riunione dei vertici dei partiti. Con Andreotti vi partecipa il segretario del PC Berlinguer, accompagnato da Natta e Pajetta, il segretario democristiano Zaccagnini con Bodrato, il segretario del Partito Socialista Craxi con Divagno, il segretario del Partito Socialdemocratico Romita, il presidente del Partito Repubblicano La Malfa con il segretario Biasini. Il clima è di emergenza nazionale. Approfitto di questa occasione per rivolgere un appello non soltanto ai cittadini che mi sentono perché dimostrino il loro attaccamento alle istituzioni dando tutta la collaborazione possibile alle forze dell'ordine, ma rivolgo anche un appello alla stampa e alla televisione perché cooperi con noi con una informazione precisa ed equilibrata per darci la possibilità di gestire nell'interesse dello Stato e della tutela delle vite umane questa grave crisi che il Paese attraversa. Il procuratore della Repubblica Giovanni De Matteo, al termine di una riunione alla quale hanno partecipato 20 magistrati romani, chiede che il governo proclami lo stato di pericolo pubblico. Il sostituto di turno, il dottor Invelisi, ha compiuto stamattina i primi accertamenti col sopralluogo. Da questo momento la direzione delle indagini viene presa personalmente dal capo dell'ufficio, che se ne assume tutta la responsabilità e il quale agirà in collaborazione con un gruppo di sostituti, delegando volta per volta ad ognuno dei sostituti le indagini e gli incombenti che saranno necessari.
Alle 10.30 la Federazione Unitaria CGL CISL e UIL proclama lo sciopero generale dalle 11 alle 24, mentre le sedi nazionali sono tempestate da centinaia di telefonate che annunciano scioperi spontanei nelle fabbriche e negli uffici. Migliaia di lavoratori vanno di loro iniziativa a presidiare le sedi dei partiti. Un pugno di terroristi provocatori non può avere ragione di un popolo di 56 milioni di cittadini coscienti. Non è possibile che questo accada. Dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo collaborare con le forze che sono destinate per statuto a difendere la democrazia e la libertà del nostro paese come forze dello Stato. Dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo collaborare, dobbiamo partecipare con impegno. Il terrorismo alimenta nell'uomo comune sentimenti di repressione. L'invocazione a misure eccezionali. Forse molti di noi hanno sentito questi discorsi oggi stesso nella propria casa, o li hanno fatti essi stessi. Oggi, che lo Stato democratico si difenda con le leggi che ha, utilizzando gli uomini che ha, tutti i suoi uomini, e noi dobbiamo essere i suoi uomini. Noi proponiamo... primo, che entro la giornata il Ministro dell'Interno dia le dimissioni e il Presidente della Repubblica firmi i relativi decreti di accettazione e di sostituzione del Ministro dell'Interno con un militare. Secondo, che subito dopo il voto il Parlamento non si conceda vacanze, ma sia immediatamente chiamato ad approvare una legge eccezionale contro il terrorismo. Che la legge eccezionale contro il terrorismo comporti il ripristino della pena di morte per i delitti particolarmente efferati e l'applicazione del codice penale militare nelle zone e nei momenti di emergenza. Da non violenti non accettiamo il ricatto del terrore e della paura. E allora si possono fare due cose, o delle leggi liberticide, ma questo vorrebbe dire andare proprio sulla strada che la strategia della eversione vuole. Bisogna fare invece un'altra cosa, bisogna dare un segnale al Paese, magari anche con un'autocritica, di avere una reale volontà di affrontare i problemi che sono alla base della crisi economica e morale del Paese. Noi crediamo che lo Stato democratico debba rispondere all'aggressione con i mezzi della democrazia, che sono la forza della legge e il consenso del popolo. Secondo me si è creato uno stato di guerra nel nostro paese e allo stato di guerra si risponde con le misure proprio allo stato di guerra. Si accetta la sfida e lo Stato si dà tutte le armi per combattere il terrorismo dilagante. Si tratta di un episodio di inaudita gravità perché viene colpita la struttura politica del Paese, cioè il pilastro fondamentale su cui si regge la vita democratica del nostro Paese. La situazione va affrontata con grande energia ma anche con grande calma. Dal lato umano sono pieno di angoscia, dal lato politico penso che bisogna che non si perda la calma e che il Paese reagisca in modo virile contro questo attentato. È rivolto senza dubbio alla distruzione dello Stato democratico. Mentre alle 11 a Palazzo Chigi è riunito il Consiglio dei Ministri, si mette in moto l'apparato delle forze dell'ordine. La Commissione Moro ha accertato che all'epoca di Via Fani era in vigore un sistema di pianificazione per la tutela dell'ordine pubblico che risaliva agli anni 50. Esso prevedeva interventi per grave turbamento da parte di masse, ma non per azioni di tipo terroristico. Questo accadeva nel 78. La stagione del terrorismo, che tante vittime aveva già fatto, non aveva insegnato granché. Il sequestro di un uomo politico, per esempio, era ancora impensabile. È difficile oggi
riportare in pieno le emozioni di quel giorno. Comunque erano soprattutto segnate da questa enorme ansia, proprio perché sentivo che stava per avvenire comunque qualcosa di sicuramente più grande di noi, sicuramente di estremamente grave, di estremamente pesante. E a questo si aggiungeva anche l'ansia, diciamo, rispetto agli affetti, rispetto alle persone che conoscevo e che non sapevo se sarebbero ritornate a casa, insomma, perché non era certo un tipo di azione che avesse un esito certo. Vengono stilati i primi elenchi di brigatisti sospetti, è diffuso un bollettino di ricercati, nomi già noti, personaggi latitanti da anni. Sei appartenenti a questo gruppo, Azzolini, Bonissoni, Micaletto, Savasta, Gallinari e Moretti, saranno imputati e condannati insieme con altri per la strage e il sequestro di via Fani. L'elenco contiene alcuni clamorosi errori. Giuseppe Aloisi e Antonio Favale sono in carcere per reati comuni. Marco Pisetta è un informatore dei servizi di sicurezza, da tempo rifugiatosi all'estero. Brunhild Bertramer è a Bolzano con amici, estranea alla lotta armata. Antonio Bellavita risiede a Parigi da 8 anni. Alla stessa ora viene dato l'ordine di perquisire l'abitazione della madre di Adriana Faranda, la quale tuttavia non appare fra i ricercati. Vengono anche fornite alcune indicazioni, poi smentite dai periti, sulle armi impiegate in via Fani. Si parla di una pistola cecoslovacca e di un mitra sovietico. Parla anche di servizi segreti stranieri. Questo non mi consta, non lo so, non mi risulta, non so niente su questo punto. Certamente un delitto così perfetto, preparato al minuto, preparato con le chiusure telefoniche, che non mi pare possa essere una coincidenza occasionale, è un delitto che è stato preparato lungamente e eseguito con l'abilità di tiratori scelti, e con l'abilità di persone che sanno sparare da vicino, sanno sparare da lontano, quindi è una cosa di una organizzazione perfetta che fa pensare a quello che voi stesso pensate. C'era delle persone che erano particolarmente paurose, erano dei dirigenti dell'organizzazione, però non erano portati a fare un'azione armata di quel tipo, per cui un minuto prima dell'azione hanno dovuto andarsi a prendere il cognacchino perché stavano svenendo dalla paura, voglio dire. Lauro Azzolini. Poi c'era altre curiosità, su 5 mitra se ne erano inceppati 2 o 3, mi pare, per cui questo favoleggiare sulle armi sofisticatissime, su questa strategia internazionale delle Brigate Rosse, veniva un po' presa nel ridicolo dicendo che eravamo 5 mitra, se ne sono inceppati 3 o 2 o 1, non so quello, però in termini di soldoni era poi questo, dicevamo diciamo, 4 armi scassate, 4 persone di cui qualcuno se la faceva pure sotto, e l'abbiamo fatto, è andata bene, voglio dire. Signora, pare che ci fosse un'abitudine costante, non si sa bene se suggerita da certe prevenzioni di suo marito nei confronti delle armi, di non tenere pronti il mitra o i mitra che aveva la scorta di tenere nel portabagagli. No, no. È vera questa cosa? Non era affatto un'idea di mio marito, assolutamente no. Era il fatto tragico che questa gente l'arma non la sapeva usare. Perché non... Era il fatto, signora? Che non le sapevano usare le armi, perché non facevano mai esercitazione di tiro, non avevano abitudine a maneggiarle, tanto che il mitra stava nel portabagagli della scorta al momento della strage di via Fani. Maresciallo Leonardi le aveva parlato di questa circostanza prima? Leonardi ne parlava sempre, era una continuazione, era un litigio continuo. Questa gente non può avere un'arma che non sa usare, deve saperla usare, deve tenerla come si deve, no, la deve tenere a portata di mano, la deve tenere così invece che cos'ha, la radio deve funzionare, la radio non funziona, i freni vanno bene, i freni vanno male, eccetera. Era una continuazione, mesi si è andati avanti così. Non c'era stato alcun rapporto pervenuto a lei, Scintella, del maresciallo Leonardi, che concernesse preoccupazioni
dell'onorevole Moro preoccupazione del maresciallo Leonardo circa A. la necessità di una macchina blindata, B. la dotazione alla scorta di uomini particolarmente addestrati. Segnalazioni di questo genere non mi erano pervenute, anche perché il maresciallo Leonardi non aveva rapporti con me. Credo che li avesse esclusivamente col Comando Generale dei Carabinieri. Ma ritengo che anche in quell'ambiente non era pervenuta alcuna segnalazione del maresciallo Leonardi. E devo dire poi, per quello che mi è risultato al momento in cui ho fatto tra i primi un sopralluogo a Via Fani, che indubbiamente il maresciallo Leonardi e l'appuntato Ricci non si aspettavano un agguato, in quanto le loro armi erano riposte nel borsello e uno dei due borselli addirittura era in una foderina di plastica. Mi ricordo quella mattina del 16 marzo del 1978. È una cosa che non potrò mai dimenticare. Era cominciata come tutte le altre mattine, forse. Mio marito si era alzato presto, aveva fatto il caffè e me l'aveva portato. Poi al momento di uscire è tornato indietro e ho sentito che trafficava nell'armadio e ho chiesto che cosa fai e lui mi ha detto prendo delle pallottole. Poi mi ha salutato e è andato via. Io ho cominciato la mia giornata normalmente, dopo poco mi chiama e mi dice Ileana ho dimenticato, però non finisce di dirmi che cosa aveva dimenticato perché mi ha detto sta scendendo il presidente, ti devo lasciare, ti chiamo più tardi. E invece non mi ha potuto più chiamare perché dopo pochi minuti era morto. Ultimamente andava in giro anche armato perché si era accorto che una macchina lo seguiva, aveva fatto presente questo anche al comando generale dell'arma e c'era stato un episodio in via Savoia di un ragazzo con una motocicletta che l'aveva insospettito e lui gli era corso dietro con la pistola e poi il presidente aveva l'abitudine all'università, finita la lezione, di fermarsi con i ragazzi fuori dall'aula. E mio marito adesso in quel periodo non voleva che questo accadesse più perché c'erano state delle avvisaglie e una volta qualche giorno prima proprio del 16 marzo lui aveva quasi bisticciato con il presidente perché aveva detto che lì erano esposti, erano come al tiro al bersaglio. Alle 11.30 Cossiga convoca al Viminale i ministri della difesa, delle finanze e di grazia e giustizia, i vertici della polizia, dei carabinieri, della finanza, dei servizi di sicurezza e delle forze armate. In modo concitato e qua e là casuale, vengono attivati nelle città i primi posti di blocco e promossi i primi setacciamenti. È costituito il Comitato Tecnico Operativo. Per 55 giorni avrà l'incarico di coordinare le ricerche dei terroristi e dell'ostaggio. Il ministro dell'Interno, Cossiga, agisce con tempestività. Chiede che venga concordato un piano di intervento e aggiorna i lavori alle 19.30. Solo nel 1981, quando saranno note le liste degli appartenenti alla loggia P2, si scoprirà che una parte delle persone presenti nel comitato compare in quegli elenchi. Sorgono delle domande. Come funzionavano i servizi segreti appena riformati? Perché era stato sciolto l'efficiente antiterrorismo di Santillo? La commissione parlamentare, quale reale legame ha potuto accertare tra gli iscritti alla loggia P2 e la vicenda di Moro? Alle prime ore del pomeriggio il vertice del Partito Socialista si incontra con Renzo Rossellini, responsabile dell'emittente Radio Città Futura. Al centro del colloquio una trasmissione andata in onda poco prima dell'agguato di Via Fani. Rossellini avrebbe parlato della possibilità, ventilata negli ambienti dell'autonomia romana, di un'imminente clamorosa azione delle BR, con una allusione non si sa quanto esplicita a un imminente sequestro di Aldo Moro. Era una semplice deduzione ricavata dall'analisi degli eventi e del clima di quei giorni o una clamorosa anticipazione? L'abbiamo chiesto a Renzo Rossellini. Era da immaginare che quel giorno, in coincidenza con questo fatto così importante per il cambiamento di equilibri politici nel paese, c'erano le Brigate Rosse, si sarebbero manifestate. E non feci delle ipotesi precise, credo. Probabilmente, o se le feci, mi riferii probabilmente
e cercare di identificare un possibile obiettivo. Ma sicuramente non dissi Moro. Per quello che mi ricordo, la domestica del senatore Cervone, un senatore democristiano, disse al senatore Cervone di aver sentito da una radio, non so se disse specificatamente Radio Città Futura, che avrebbero rapito Moro. Disse che pochi minuti prima del rapimento Moro aveva sentito da questa radio che diceva rapiranno Moro. Probabilmente era una sintesi che aveva fatto nella sua testa o nella sua memoria, avendo sentito probabilmente il mio commento politico e poi l'enorme clamore della notizia del rapimento Moro, sintetizzò così nel suo ricordo la cosa e dette questa. E da questo punto nacque un'inchiesta sull'ipotesi di questa, del fatto che Radio Città Futura appunto dette questa notizia con qualche minuto del rapimento Moro qualche minuto in anticipo. Da quanto risultò poi dal processo Moro, risultò appunto che il Ministero degli Interni registrava 24 ore su 24 Radio Città Futura come altre radio della sinistra, e proprio per quei 10 minuti che precedevano il rapimento Moro ci stava blackout, un vuoto nella registrazione. Il clima delle settimane che precedono il sequestro pone un inquietante interrogativo. Moro temeva per la sua vita. Le istruttorie, i processi, la stessa commissione parlamentare sulla strage di Via Fani hanno cercato di dare una risposta attraverso la raccolta di numerose testimonianze. Si trattava in particolare di stabilire se il presidente della DC avesse ricevuto nei mesi precedenti il sequestro minacce o avvertimenti di qualunque genere. Sono stati acquisiti elementi notevolmente eterogenei, afferma la relazione conclusiva della commissione parlamentare, e si è registrata una divergenza talora sensibile di valutazioni attribuita all'onorevole Moro da parte delle persone che lo frequentavano o che comunque entravano in contatto con lui. Ecco la serie di dichiarazioni cui facenno il documento della Commissione. Andreotti, quando appresi che un vescovo amico della famiglia Moro, Monsignore Michele Mincuzzi, aveva affermato che l'onorevole Moro gli aveva confidato di avere ricevuto inviti ad abbandonare la vita politica, rimasi sorpreso e dissi ai magistrati che era utile approfondire la cosa. Zaccagnini. Nel continuo scambio di opinioni per l'elaborazione della linea politica della DC, l'onorevole Moro non mi parlò mai di ostacoli di tipo non costituzionale. Nicola Rana, uno dei collaboratori del presidente democristiano. Moro si era preoccupato in occasione del rapimento del figlio dell'onorevole De Martino. I timori, tuttavia, non vennero manifestati per sé, ma per la sua famiglia. Giovanni Moro. Proprio dopo il sequestro De Martino, attraverso una inconsueta imposizione della sua volontà, mio padre volle per noi familiari una scorta. Questo era il segno di una sua particolare preoccupazione. Anna Maria Moro. Io rifiutai la scorta, ma papà avvertiva il pericolo. Teneva la scorta e non usciva senza di essa. Professor Tritto, assistente universitario di Moro. Aveva frequenti atteggiamenti di ansia e li attribuiva alla delicata fase che il paese attraversava. Il maresciallo Leonardi, negli ultimi tempi, era molto più severo nella vigilanza. Corrado Guerzoni, stretto collaboratore di Moro. L'onorevole Moro si immaginava di poter essere oggetto di un attentato, tant'è vero che fece mettere i vetri antiproiettile nello studio di Via Savoia. Molte voci accompagneranno questa tragedia, spesso infondate, non di rado da ridimensionare. Più volte e da più parti, per esempio, si è detto che Moro era preoccupato perché dagli Stati Uniti aveva ricevuto l'indicazione di un dissenso sulla sua politica interna ed estera e inviti a modificarla. Si parlò di un contrasto con Kissinger durante la visita di Moro a Washington del 74. I motivi del disaccordo si sarebbero incentrati nell'atteggiamento di Moro verso il Partito Comunista Italiano, prima di attenzione, poi di apertura politica, e sulla linea conciliante tenuta nei confronti degli stati arabi, dopo che questi avevano deciso l'embargo sulle vendite di petrolio e provocato la crisi energetica del 73. Sta di fatto che i giudici proveranno che Aldo Moro temeva effettivamente per la sua vita, tanto che aveva dato incarico al capo della polizia, Giuseppe Parlato,
un mese prima del 16 marzo del 78, di disporre indagini su alcuni episodi da lui giudicati allarmanti. Uno era stato segnalato da Franco Di Bella, direttore del Corriere della Sera, che mentre si recava nello studio di Moro in via Savoia, sarebbe stato avvicinato da una persona armata di pistola che si trovava su una moto. L'altro episodio riguarda un tale Gianfranco Moreno, notato il 24 febbraio del 78 di fronte allo studio di via Savoia. Questo fatto fu denunciato da un inquilino del palazzo. Come risultato, lo afferma Nicola Rana e lo conferma Giuseppe Parlato, il capo della polizia andò nello studio di Moro il 15 marzo per rassicurarlo almeno in ordine a quella circostanza. Nel 77 le Brigate Rosse acquistano l'appartamento in via Montalcini, numero 8, interno 1, intestandolo ad Anna Laura Braghetti. La prigione c'è, ma i brigatisti non hanno ancora deciso chi rapire. Pensano a tre personaggi della DC, Andreotti, Fanfani e Moro. La scelta cadrà definitivamente su quest'ultimo soltanto alla fine del 77. In un primo tempo il progetto delle BR prevede di rapire il presidente della DC nella chiesa di Santa Chiara, ma l'ipotesi del sequestro incruento richiede un numero di militanti troppo alto e quindi viene scartata. Il piano è così descritto da Adriana Faranda, che ha partecipato alla sua preparazione. Moro la mattina attorno alle 9 si reca nella chiesa di Santa Chiara a messa. Venne concentrata l'attenzione su Santa Chiara e partì una inchiesta massiccia. E lì fu ideata una prima ipotesi di sequestro. Questa ipotesi di sequestro non prevedeva l'uccisione della scorta. Doveva effettuarsi all'interno della chiesa e prevedeva la partecipazione di un nucleo di 7 militanti BR. Questo progetto di sequestro aveva previsto una via di fuga che internamente alla chiesa, passando per un corridoio di una scuola, arrivasse via Zandonai, quindi completamente fuori dalla vista di chi si trovava in piazza dei Giochi Delfici. Furono analizzate anche le vie di fuga e tutte le strade che in automobile erano percorribili da via Zandonai fino a luoghi più sicuri. Questo progetto venne abbandonato perché Piazza dei Giochi Delfici era una zona altamente militarizzata. Che ci si fosse accorti del sequestro in atto, si sarebbe potuto originare un conflitto a fuoco che avrebbe coinvolto passanti, avrebbe reso impossibile la fuga di un numero di brigatisti coinvolti a quel punto come coperture, che arrivava più o meno alle 20 persone. La direzione della colonna romana decide allora di agire bloccando l'auto di Moro lungo il percorso tra Via Trionfale e la chiesa di Santa Chiara. Proprio davanti alla chiesa, Franco Bonisoli, che conosceremo bene attraverso una serrata e illuminante intervista al termine di questo filmato, scopre che l'auto assegnata a Moro non è blindata. L'azione prevede l'uccisione della scorta. Noi abbiamo iniziato quella che viene definita l'operazione Moro con un attacco che ha comportato 5 morti immediatamente. Quindi è evidente che il peso e la gravità, la responsabilità che ci prendevamo rispetto ad un'operazione del genere era adeguato, secondo il nostro punto di vista, a quella che era l'importanza della proposta politica che lanciavamo in quel momento. Mentre lo Stato tenta di rispondere all'attacco brigatista, in Parlamento e tra i partiti si costituisce quello che verrà chiamato il fronte della fermezza. Già alle 11 del mattino del 16 marzo, Andreotti annuncia che i tempi del dibattito sulla fiducia saranno ridotti al minimo per porre l'esecutivo in grado di prendere le prime misure. Sottolinea l'estrema gravità della prova che maggioranza e nuovo governo si trovano a dover affrontare. Afferma la necessità di comportamenti politici adeguati.
c'è in corso una proposta di accelerare il dibattito della fiducia del governo. Su questo noi non siamo d'accordo, perché l'obiettivo di chi attenta alla democrazia è proprio quello di strozzare il funzionamento delle istituzioni democratiche. La risposta più forte che la democrazia può dare è proprio quella di fare il dibattito che è necessario fare in tutta la sua ampiezza, altrimenti sarebbe un cedimento al terrorismo. Costoro che sono per me dei criminali, chissà, sono al servizio di qualcuno che mira a scardinare il sistema democratico ed hanno colpito al cuore della classe politica, perché Moro oggi si era posto al centro della classe politica italiana e quindi dello Stato. Come ex presidente della Camera, lei oggi che consiglio dà in questa situazione di emergenza? Sì. Io ho fatto una proposta che pare che venga accettata, che adesso sarà discussa nella conferenza dei capigruppo, e cioè in questo momento rinunciare a fare la discussione generale, passare subito alle dichiarazioni di voto, quindi avere il governo in piena efficienza oggi stesso. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di 4 agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione. Del discorso di presentazione del governo leggerò qui, interpretandone sono certo lo stato d'animo della Camera, la premessa e la conclusione politica, riassumendo molto sinteticamente i contenuti programmatici con la doverosa riserva di dedicare ai singoli capitoli adeguato sviluppo espositivo di discussione nelle circostanze opportune delle prossime settimane. In questo momento il Presidente della Camera ha annunciato i risultati della votazione. Hanno partecipato alla votazione 578 deputati su 630. Hanno votato 575, 3 si sono astenuti. Il Governo ha ottenuto 545 sì e 30 voti contrari. Una larghissima maggioranza. Il dibattito si è trasferito immediatamente al Senato. Sebbene in difesa dell'ordine democratico siano risolutamente schierate le forze politiche e sociali, le istituzioni dello Stato non riescono ancora a opporsi in modo adeguato all'attacco brigatista. Coloro che guidano le ricerche si muovono tra forti difficoltà e con grande dedizione, e ciò tra non molto darà i suoi frutti. L'azione repressiva, infatti, si farà sempre più risoluta ed efficace. Ma sul momento l'apparato con cui lo Stato deve difendersi risente di un precario coordinamento, di ambiguità remote e di ostacoli non di rado inspiegabili. È il momento dell'intervista a coloro che stavano dall'altra parte, con l'intento di ricostruire, se possibile di capire meglio, un aspetto di questa tragedia. Incontriamo stasera Franco Bonissoli. Franco Bonissoli, la sua carriera nelle BR fu molto rapida. In 3 anni da semplice regolare clandestino salì ai vertici dell'organizzazione, entrò a far parte della direzione strategica e del comitato esecutivo. Affrontiamo il caso Moro. Nel tempo avevamo l'idea fissa di fare quello che chiamiamo questo controprocesso, quindi di prendere una grossa personalità dello Stato, un rappresentante di questo SIM, questo stato imperialista delle multinazionali, e porci come contraltare al grande processo che veniva fatto alle Brigate Rosse attraverso il processo
ai compagni del cosiddetto nucleo storico, cioè i primi che furono arrestati. Era da, quindi questo nel 76 iniziammo a pensare seriamente a questa cosa e fu alcuni compagni tra cui io andammo a Roma per iniziare un certo tipo di inchieste, si iniziò con Andreotti perché pensavamo che era il massimo insomma della politica allora, della politica controrivoluzionaria insomma di questo grande stato. E furono fatte alcune inchieste, controlli, e il lavoro andava avanti, non si ottennero grandi risultati anche perché un'azione di quel genere presupponeva una serie di forze, quello che chiamiamo il radicamento diciamo, nella situazione, una serie di possibilità, di basi, di militanti, di forze capaci a reggere un tipo di sequestro del genere. Lei fu tra quelli che pedinarono Moro? No, perché allora non mi trovavo a Roma. E prese parte alla decisione del sequestro Moro? Sì. Alcune riunioni preparatorie del sequestro Moro, Bonissoli, si tennero in un villino affittato ai Castelli Romani, come lei ben sa. Chi prendeva parte a quelle riunioni? C'erano i militanti della Colonna Romana e alcuni altri militanti che componevano il comitato esecutivo. Ci fu anche una riunione della direzione strategica, quindi questa riunione più allargata in cui parteciparono anche i militanti e i rappresentanti delle altre colonne, e in cui fu decisa l'operazione. C'era anche lei? Sì. Immagino che compiuta la scelta di sequestrare il leader della DC, dovesse porsi il problema di come, uso un vostro termine, gestirne il sequestro. Ecco, in quella fase, quali risultati vi prefiggevate? Si parlò anche in quei momenti di una possibile condanna a morte o la decisione maturò dopo, in base al susseguirsi degli eventi? Dunque, sugli obiettivi che ci prefiggevamo, l'obiettivo primo era quello di realizzare questo grande scacco allo Stato, quindi realizzare questo grande controprocesso e porci come punto di riferimento in tutta la variegata area della lotta armata. Allora noi avevamo l'ambizione, cioè ci proponevamo nel programma di costruirci un partito e quindi come punto di riferimento di organizzazione di tutta quest'area. Sul problema, ovviamente un'azione di questo genere si poneva per scontato che all'interno di essa sarebbe uscito il problema della liberazione dei prigionieri che erano in carcere, anche perché è stato così per l'azione Sossi e poi la tradizione dei movimenti rivoluzionari a cui abbiamo sempre fatto riferimento in un certo senso. E sul fatto della decisione di uccidere Moro, anche quella poteva essere contemplata a secondo degli sviluppi dell'azione. Ecco, quando si partiva in queste azioni, fu lo stesso, da quanto mi parlavano i compagni più vecchi sull'azione Sossi, c'è un obiettivo di massima, diciamo, che è quello di carattere politico che si vuole raggiungere e tutte le altre cose successive non si possono mai determinare prima, con sicurezza. Sono tutte variabili che si valutano, che vengono contemplate però ovviamente. La data del sequestro, il 16 marzo, varo del governo Andreotti, fu casuale o significativamente simbolica? No, fu casuale. È stato oggetto di dibattito anche quando deposto al processo Metropoli di fronte al presidente Santiapi, che fu oggetto di discussione, e proprio lì si valutò il fatto che doveva essere varato il governo d'intesa, venne reso pubblico pochi giorni prima, se non sbaglio 2 o 3 giorni prima. La decisione fu presa una settimana prima, fu fissato un giorno, poteva essere il 15, poteva essere il 17, ecco. Quando, da chi e in quali termini fu posto il problema del vostro riconoscimento politico? Il problema ovviamente c'era implicito una ricerca di riconoscimento, non si può dire di riconoscimento, poiché la nostra iniziativa era di carattere, voleva essere di carattere politico, ci ponevamo come parte speculare allo Stato e quindi come forza che poteva anche trattare, discutere o comunque imporre modifiche di comportamento. Cioè, ovviamente c'era questo discorso implicito di un riconoscimento, che nello specifico per noi
si era centrato sul volere una presa di posizione esplicita da parte della Democrazia Cristiana. Sinceramente, pensaste mai di ottenere lo scambio dei detenuti? Sì, cioè ci fu la speranza. Sicuramente non delle persone cui fu fatta la richiesta fu una richiesta simbolica, cioè il fatto stesso che furono presi i militanti di varie forze fu una richiesta simbolica ed era per noi ovvio che venisse recepita come un fatto simbolico, appunto. E chiaramente c'era la speranza che qualcosa si potesse ottenere, anche perché per noi era forte il legame con questi compagni, il legame ideale e affettivo. Quindi sinceramente era una cosa su cui io ci ho creduto. Pensavate a un decreto del governo, a un documento della Democrazia Cristiana o a che altro? In quali termini doveva essere reso esplicito il riconoscimento? A noi ci eravamo intestarditi su questo fatto di voler avere una presa di posizione ufficiale della Democrazia Cristiana. Poteva avvenire in tanti modi, poteva avvenire attraverso un discorso ufficiale di Zaccagnini, poteva avvenire con un comunicato, con un breve comunicato, anche in diretto, diciamo. Il problema è che per noi, intestarditi su questa cosa, non davamo credito ad altre possibilità che ci venivano offerte, tipo una possibilità di mediazione della Caritas o di Amnesty International, eccetera. Qui c'è un'incongruenza. Molti di voi hanno detto che la sorte di Moro era stata decisa fin dall'inizio. No, questo non è assolutamente vero e non credo che siano neanche stati tanti a dirlo, perché allora l'indicazione data dal comitato esecutivo era che se fosse stato scoperto, fosse stata scoperta la prigione dove era detenuto Moro, la reazione non doveva essere quella di uccidere l'ostaggio, bensì di trattare l'incolumità dei compagni che tenevano Moro con la vita di Moro stesso. Bonisoli, andiamo a quel tragico 16 marzo. Quanti brigatisti erano stati mobilitati per uccidere la scorta e sequestrare Moro? 9. Erano state fatte delle esercitazioni? Sì, alcune sì. Dove e come? Erano le nostre esercitazioni che venivano fatte in campagna e dentro delle grotte, alcuni cariscatori sparati per avere un minimo di padronanza sull'arma. Quanto era durata la preparazione del comando? La preparazione vera e propria un mese, due mesi, ma erano preparazioni appunto che ognuno svolgeva nella propria città, andando a sparare con un'arma in una grotta. Ecco, non erano delle vere e proprie preparazioni, come si è parlato in seguito, i giornali hanno parlato in seguito, questo comando super preparato, ecco, non c'era niente di tutto ciò. Chi scelse la composizione del comando? Il comitato esecutivo. Quando seppe di dover far parte di questo comando? In sede di decisione. Chi aveva scelto proprio via Fani e per quali ragioni? Perché era ritenuto l'unico punto in cui era praticabile il sequestro. Se Moro e la sua scorta quel giorno avessero deciso di fare un altro percorso, l'intera operazione sarebbe saltata o avrebbe subito solo un rinvio? Avrebbe subito un rinvio. Da come poi si sono svolti i fatti era chiaro che per catturare Moro sarebbe stato necessario uccidere tutti gli uomini della scorta, come è avvenuto. Non vi poneste il problema che quel massacro avrebbe prodotto reazioni durissime e ferme, anche a livello istituzionale? No, nel senso che eravamo già nell'ottica anche dello scontro violento, dello scontro duro, il discorso della guerra che veniva battuto e ribattuto nei comunicati e faceva parte del nostro programma dell'ora, quindi pensavamo di poter comunque reagire a qualsiasi tipo di reazione a sua volta dello Stato e che comunque era inevitabile verso una rivoluzione che si pensava violenta, cruenta a livello di guerra civile e non ci si preoccupava di una reazione dello Stato che avrebbe a sua volta innescato una reazione più alta a livello nostro, ecco. Bonisoli, chissà quante volte le sarà accaduto di rivedere in televisione le immagini di via Fani, quei corpi crivellati di colpi dentro le macchine, sull'asfalto, tutto quel sangue. Ecco, il 16 marzo, quando la scena era sotto i suoi occhi, lei come la vide? In quei casi
cioè in quei casi non c'è tempo per pensare, cioè il problema è andare via subito e riuscire a realizzare, cioè a compiere definitivamente la cosa, cioè portare via Moro, andare via noi, ecco, e riuscire a mettersi in salvo. In quei casi non è che si riesce a pensare, sono cose che si pensa sempre dopo. Lei ha sparato quel giorno? Sì. Quanti colpi? Non ricordo, un caricatore. Su chi? Lungo la via di fuga, Bonissoli, che cosa pensò? Vuole provarsi a ricordarlo? Il problema allora era quello di andarsene via in più presto, cioè che continuassero, cioè come l'azione si concludeva quando si era messi tutti in salvo, il problema era di riuscire a continuare a realizzare le tappe dell'azione nella sua fase anche della fuga. Quindi non c'era il tempo per pensare. Poi, come le ho detto poco fa, quando le è capitato di rivedere quella scena in televisione, è cambiato qualcosa nel suo modo di osservarla e anche di giudicarla? Finché erano nelle Brigate Rosse, questo problema non è che si poneva molto da un punto di vista non so, umano, perché il problema è quello che vinceva sempre era l'astrazione dell'idea della rivoluzione. La rivoluzione prevedeva i morti da una parte e dall'altra, prevedeva scontri cruenti. Nella misura in cui uno accettava questo tipo di scelta, era pronto a tutto. Ovviamente, valutando in seguito, erano delle grosse corazze che ci si creava e che... Cioè, perché lo stesso problema si poteva porre anche, cioè sarebbe potuto porre anche con tante altre persone che in precedenza o in seguito sono stati da noi colpiti. Questi purtroppo sono discorsi che si valutano, cioè sono cose che si valutano, si maturano quando uno si libera di queste corazze e comincia a rivedere un po' tutto in un'altra chiave. Ha mai pensato Bonissoli di potersi trovare di fronte, magari per sua stessa scelta, a un parente? Sì, ho pensato. Cioè, questo è un grosso problema che io ancora ho e penso che mi rimarrà... Non è solo... per quella persona e anche un po' per tutte queste, quelle che direttamente o indirettamente mi sento responsabile, perché bene o male, cioè quell'esperienza è stata un'esperienza così forte, così totalizzante, che anche nella misura in cui, cioè anche verso la persona in cui io magari non c'ero, non mi sento meno responsabile della persona, ad esempio, che c'era. E questo è un grosso problema che rimane e che ovviamente ognuno affronta, riesce ad affrontare con sé e con gli altri in modo molto personale, ed è sicuramente per me più difficile. Credo che qui non servano le frasi fatte, le dichiarazioni, non so, di principio. Non so, sospendo un attimo. Certo. Bonissoli, qual era l'ordine da eseguire una volta cessato il fuoco? Era quello di recuperare materiali, le borse, eventuali borse che poteva avere Moro per recuperare dei materiali interessanti per noi, il mitra
di scorta che si sapeva esserci perché veniva visto sul sedile della macchina di scorta e poi sganciarsi. Chi prese le borse? Con precisione non lo so, uno dei del nucleo, e so che erano queste due borse. Ricorda che fossero due? Sì. Ne è certo? Sì, sì. Sì, perché quando a un certo punto sulla 128 su cui andai via anch'io, erano su quella macchina, furono messi su quella macchina. E quando ci sganciammo io le passai a un'altra persona e poi me ne andai secondo la strada che era stata prefissata. Poi che lei sappia, quale fu il viaggio di queste borse? Queste, non lo so, furono recuperate dalla colonna romana, non so adesso specificatamente se andarono in una casa o nell'altra. Subito dopo il gruppo di fuoco si sciolse, ognuno prese una strada diversa. Quando e come lasciò la capitale? Dunque, portai la 128 che mi era stata consegnata in quel momento in via Licinio Calvo, dove si era predisposto di lasciarla, di abbandonarla, e scesi una scalinata che c'era, che lì, questa via finisce, mi sembra c'è una lunga scalinata da scendere, presi un autobus che portava in stazione, alla stazione Termini. Da lì presi il treno per Milano. Ebbe la sensazione, attraversando la città, che la notizia fosse già corsa, che la gente sapesse? Sì, perché non mi ricordo adesso in quale zona, c'erano molte sirene e di automobili della polizia che passavano a sirena spiegata, sentivamo sirene, e quindi non poteva essere anche per altre cose, ma noi presupponevamo che fosse, che si recassero in via Fani. Bonizzoli, quel viaggio, come lo ricorda? È difficile, sono un insieme in genere di sensazioni. Un insieme sicuramente c'era anche il fatto di che l'azione il fosse riuscita positivamente. Ecco, per tutto quello adesso mi è difficile dire queste cose, perché vedendo le cose in un'altra ottica, in un altro modo di sentire soprattutto le cose, mi è estremamente difficile parlare, esempio, non so, dire contento che fosse riuscita l'azione, che fosse andata bene, perché allora l'obiettivo era quello e quindi si era realizzata. Sembra cose così forti, cioè sicuramente c'era questo, poi non so, la fretta di arrivare al sicuro. Mentre lei prendeva il treno, l'onorevole Moro entrava nella sua prima prigione. Lei la conosceva? No. Pensa che Moro sia sempre stato tenuto nello stesso luogo o che lo abbiano trasferito da un appartamento all'altro? No, è sempre stato tenuto nello stesso luogo. Non di rado all'interno dell'organizzazione si creava un clima difficile, litigi sul da farsi, discussioni sulla strategia da tenere. Poi però nel caso più grave della vostra storia sembra che abbiate delegato tutto al capo brigatista Mario Moretti. Come andarono esattamente le cose? Ovviamente in quelle situazioni la difficoltà a far circolare la discussione era ancora più complessa, spesso e volentieri anche per la situazione degli eventi che si muovevano a grossa velocità e bisognava prendere decisioni rapide, e potevano essere alcune discusse addirittura successivamente e con tutte le colonne, con tutti i membri, non erano condizioni facili per discussioni collegiali ampiamente discusse. Come facevate da fuori a valutare quello che realmente stava accadendo all'interno della prigione di Moro? Il compagno incaricato riportava le cose e aveva la nostra fiducia in questo senso. Che cosa vi fu detto del comportamento del leader di C durante i 55 giorni? Avevamo tutti un'impressione, anche come ce ne veniva parlato, di una persona estremamente dignitosa, che credeva, cioè, nel suo ruolo, nella sua funzione. Poi aveva una grossa religiosità che ci colpì molto, e soprattutto anche un'altra cosa che colpì molto era proprio la sua attenzione ai problemi della sua famiglia. Tra noi avevamo sempre anche quest'idea della persona che nello Stato immerso dentro il ruolo
e quindi che al di fuori del ruolo non c'è nient'altro, questa fu un'altra cosa che ci toccò. Era, che lei sappia, spiato da telecamere, c'erano videoregistratori nel carcere? Videoregistratori? No. Non so se c'era una telecamera a circuito chiuso, non, questo non lo so, o se c'era un semplice occhio prismatico, sicuramente non videoregistratori. Chi scriveva i comunicati? Venivano scritti a più mani da noi del comitato esecutivo. Collaborava anche lei? Certamente. Via Montalcini, vi furono indagini mirate dalla polizia che arrivò fin sulla soglia del covo prigione. Ve ne accorgeste? E la decisione di affrettare la fine della vicenda fu dettata anche da questi motivi? La decisione di concludere la vicenda fu determinata da un insieme di fattori, sicuramente anche quello delle pressioni da parte delle forze dell'ordine, e questo complessivamente, perché un'azione di questo genere era estremamente rischioso continuare a tenerla molto lungo, ma furono più che altro valutazioni di carattere politico, nel senso che pensavamo che non c'era più possibilità di soluzione diversa. Ovviamente in quella situazione ci siamo trovati a non vedere altre soluzioni. La mattina del 9 maggio Moro sapeva quel che gli sarebbe accaduto. Dunque, no, non gli fu detto dai compagni, proprio perché pensava che fosse un... Sembra difficile dire, vabbè, ma insomma, poi lo uccidi. Però realmente la cosa fu per non farlo soffrire ulteriormente. Sembrava una cosa, una violenza gratuita che gli veniva fatta. Che cosa gli fu detto? E so che gli fu detto al momento che sarebbe stato liberato. E lui fu molto contento. Ecco, di fronte a quella reazione così innocente e così fiduciosa, lei ritiene, almeno oggi, che fosse davvero pietosa quella bugia? Sono situazioni estremamente difficili, cioè che valutare col senno di poi è molto difficile. Io sono sicuro che le persone che gliel'hanno detta fossero mosse da un intento sincero. Bonisoli, lei personalmente condivise l'idea di mentirgli? Sì. Perché? Perché anche a me, cioè, sembrava una violenza in più. È strano farsi capire su queste cose. È strano altro. Voi lo giudicavate un uomo forte, consapevole, razionale, intelligente e pieno di forza d'animo. E tuttavia? E tuttavia penso che sia abbastanza naturale pensare una cosa così. È vero che Moro aveva chiesto di ascoltare una messa? Sì, se ne parlò. E penso gli fu fatta ascoltare, se non ero registrata. Lei era perché fosse ucciso? Alla fine la decisione fu presa collegialmente in questo senso. E in base a quali considerazioni? Alle considerazioni che non c'era più possibilità di sbocco se non quella. Se avessero chiesto a lei di sparargli, lo avrebbe fatto, o meglio, lo avrebbe dovuto fare? Penso di sì. Alle 9.05 di giovedì 16 marzo 1978, le BR dunque uccidono la scorta di Aldo Moro e sequestrano il presidente della DC. Perché Moro? Senatore Pecchioli, responsabile all'epoca dei problemi dello Stato del PC, oggi presidente del gruppo dei senatori comunisti. Io credo che la risposta a questo quesito stia in un giudizio storico oramai consolidato e largamente condiviso. Moro era un alto esponente della Democrazia Cristiana che propugnava un nuovo corso politico,
un coinvolgimento di masse popolari, quelle che facevano capo al Partito Comunista, nella direzione del paese. I terroristi vollero colpire l'uomo simbolo di questa, dell'inizio di una svolta. Zanone, allora segretario del Partito Liberale Italiano. L'ultimo Moro lasciava intendere, più ancora di quanto esprimesse esplicitamente, un profondo pessimismo sul futuro italiano. Sembrava convinto che il sistema economico, sociale, quindi politico, non potesse reggere e che per attutire l'urto con la realtà occorresse in qualche modo associare i comunisti al governo. Nel momento in cui avvenne questo tentativo, vi fu chi si oppose in Parlamento con le armi verbali della democrazia come i liberali e vi fu invece la risposta della coda estrema del partito armato. Capanna, esponente allora della sinistra extraparlamentare, fondatore all'epoca di Democrazia Proletaria. Ho letto attentamente i documenti dei brigatisti. Aldo Moro, nella loro allucinata analisi, veniva ritenuto come uno dei capi del SIM, lo Stato imperialista delle multinazionali. Ed è in questa veste che hanno pensato che eliminandolo fisicamente potessero dare un colpo mortale a questa organizzazione che esisteva praticamente solo nelle loro menti. Schietroma, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Via Fani, il sequestro e la morte di Moro. Io ritengo che fu scelto Moro perché era il simbolo autentico di quella solidarietà nazionale che quella mattina si attuava appunto con la presentazione alle Camere del governo Andreotti, che la solidarietà nazionale, come sappiamo, era tutto il contrario di quello che desideravano i terroristi, che volevano lo scontro, la guerra civile. Mammì, allora presidente della Commissione Interni della Camera. Io non credo assolutamente che aver scelto per il rapimento di Moro lo stesso giorno in cui il governo Andreotti si presentava alle Camere fosse una coincidenza. Quindi credo che da parte dei terroristi vi fosse la volontà di colpire una politica, che non era solo la politica della solidarietà nazionale in un momento difficile che il paese attraversava, era anche una politica che prevedeva sviluppi, la terza fase di ingresso della parte più cospicua della rappresentanza del mondo di sinistra nell'area di governo. Bodrato era all'epoca responsabile della SPES, cioè della stampa e propaganda della DC. Credo che le ragioni siano due, una generale, orientare la vita politica verso lo scontro violento, enfatizzare le difficoltà e le tensioni sociali. L'altra particolare, colpire l'esponente più autorevole della Democrazia Cristiana e la politica che aveva portato avanti. Ma vorrei qui dire che quella politica stava declinando all'inizio del 78 e non era affatto scontato che i comunisti fossero disponibili a votare il governo Andreotti. Quindi non direi che c'è un rapporto così diretto tra il momento in cui è assassinato Moro e l'evolversi di una concreta linea politica. Intini, membro autorevole del Partito Socialista Italiano. Questa volta sono d'accordo con Capanna e anche con Bodrato. Le interpretazioni di tattica politica non valgono molto in questo caso. Le Brigate Rosse volevano colpire un esponente di grande prestigio, quello di maggior prestigio della Democrazia Cristiana, il simbolo di un potere di quel sistema imperialista multinazionale di cui parlava Capanna. Speravano di ottenere da lui chissà quali informazioni su chissà quali torbidi intrighi e non hanno avuto naturalmente nulla di tutto questo. Non sono d'accordo con Capanna quando dice che questo era un disegno allucinato. C'è stata negli anni precedenti una propaganda e una mitologia di questo rivoluzionarismo leninista che ha pesato profondamente. Onorevole Intini, il centro-sinistra, che prevedeva, come noto, l'ingresso del Partito Socialista al governo, era stato a lungo avversato, non solo in Italia, non sempre soltanto con strumenti politici. Era dunque possibile immaginare un passaggio del Partito Comunista dall'opposizione all'area di governo senza che ciò provocasse reazioni, resistenze, traumi? Era certamente possibile. Nenni l'aveva immaginato addirittura nel 1963, all'atto della formazione del primo governo di centrosinistra. Aveva scritto: Togliatti fa un'opposizione violentissima, questo nella sostanza, ma il suo obiettivo è stato sempre quello di fare lui l'accordo con i cattolici e con i democristiani, ed è quello che sarebbe avvenuto, che si sarebbe tentato di fare 13 anni dopo. Quindi era certamente possibile. Bogato.
Sì, era possibile, ma io credo che si debba ricordare che dopo le elezioni del 76, che hanno avuto due vincitori, come proprio disse Moro, fummo spinti a quella politica non soltanto dalle grandi difficoltà del Paese, dalla necessità di una unità reale e diffusa contro il terrorismo, ma dalla convinzione delle altre forze politiche, laiche e socialiste, che ritenevano necessario coinvolgere in qualche modo i comunisti nelle responsabilità di governo. Mammì. Noi non possiamo dimenticare che era un periodo che dal punto di vista economico segnava un'inflazione galoppante, ma soprattutto non possiamo dimenticare che avevamo di fronte il terrorismo e che il terrorismo abbiamo battuto con armi democratiche e che se non ci fosse stata una vasta convergenza con delle prospettive per questa vasta convergenza probabilmente ci saremmo trovati in una situazione assai peggiore e molto più drammatica. Schietro. Sì, un accordo di solidarietà nazionale era possibile, secondo me. La politica italiana ha fatto un'involuzione, un passo indietro, proprio perché non era pronto questo passaggio che poteva essere, Moro considerava estremamente interessante, utile e certamente necessario. Ha avuto il suo utile questo incontro di solidarietà nazionale, ma indubbiamente ha provocato delle azioni in contrasto che poi hanno portato le parti politiche a ritornare tutto da capo e siamo arrivati a questo punto praticamente. Capanna. Secondo me c'è un equivoco, il Partito Comunista non era al governo, era stato ammesso all'anticamera del governo, questo era molto funzionale a un sacco di gente. Furono in quel periodo prodotte leggi coinvolgendo malauguratamente il Partito Comunista, ad esempio ricordo la soppressione della indennità di contingenza sulle liquidazioni che interessava milioni di lavoratori. Cioè si cercava di fare una politica in qualche modo di consociativismo, di ammortizzazione degli conflitti sociali. In quel contesto le Brigate Rosse, in modo assolutamente distorto, sto fotografando la situazione, non sto certo giustificando, usufruirono di questa sorta di cappa di piombo sociale e culturale per cui tutti erano al governo e l'opposizione dov'era. Si arrogarono il diritto dell'opposizione ricorrendo all'assassinio. Zanoni. No, l'opinione liberale era e tuttora è molto differente. L'unità nazionale non è comparabile al centro-sinistro o ad altre formule di coalizione. Era, a nostro avviso, sostanzialmente un travisamento della stessa regola costituzionale. L'unità nazionale, secondo la Costituzione, è l'insieme dei principi e delle convinzioni su cui concordano la maggioranza e l'opposizione. Invece l'unità nazionale, come si tentò di farla nel 78, faceva della unità nazionale un concetto di maggioranza, tutti dentro la maggioranza, e questo dava molto più spinta e più impulso alle forze esterne contrarie al sistema. Ritorniamo al 16 marzo, quella non era una mattina qualunque. Senatore Pecchioli, alla Camera è stato anche ricordato, dopo una crisi lunghissima e travagliata, il presidente incaricato Giulio Andreotti doveva presentare il nuovo governo. Per la prima volta, dopo più di 30 anni, il PC accettava di votare la fiducia ed entrava nella maggioranza. In nome di che cosa? In nome dell'emergenza. Non va dimenticato che quel periodo, come è stato ricordato da alcuni, era caratterizzato da una offensiva eversiva e non solo di matrice estremistico di sinistra, ma anche di destra. E poi da una situazione economica parecchio grave. Questa fu la motivazione che spinse il Partito Comunista a appoggiare un governo, tenendo conto però che noi in quel governo, come si è detto, non entrammo, discutemmo solo il programma. E voglio anche ricordare che il giorno prima, quando della presentazione alla Camera, quando fu noto l'elenco dei ministri, noi fummo tentati di non dare la fiducia, di non votare, perché erano esattamente gli stessi ministri del governo precedente. Senatore Pecchioli, la strategia del compromesso storico lanciata dal segretario comunista Berlinguer alcuni anni prima aveva contribuito e quanto all'affermarsi della cosiddetta solidarietà nazionale? Certamente aveva contribuito. Quella elaborazione teorica e politica partiva appunto dalla considerazione della gravità di quella fase, che non era soltanto grave per l'Italia, ma era minacciosa a livello internazionale. Non dimentichiamo che c'era stato poco prima il colpo di Stato fascista in Cile, nel Mediterraneo ancora esistevano tre governi fascisti, spagnolo, greco e portoghese,
E in Italia nessuna innovazione politica è mai stata accolta benevolmente, diciamo senza fortissime resistenze. Quindi veniva da lì questa necessità della solidarietà democratica, che aveva alle sue spalle anche una elaborazione come quella del compromesso storico. Suppongo che l'onorevole Bodrato, rappresentante di un partito che era in qualche modo l'interlocutore privilegiato rispetto a questa politica, sia d'accordo con questa analisi. Ma sono d'accordo solo in parte. Nel 1976, quando nasce questa politica, l'alternativa erano nuove elezioni anticipate e quindi un processo di radicalizzazione politica assai più grave, probabilmente uno slittamento ulteriore dell'elettorato sulla Democrazia Cristiana e sul Partito Comunista. Quell'accordo evita un ulteriore sgretolamento di una realtà politica a danno di quei partiti che poi si lamentano di quella politica. Nel 1978 quella politica stava declinando e l'assassinio di Moro crea un'emozione fortissima nel paese, che in qualche modo fa rinascere le esigenze di una alta solidarietà per difendere la Repubblica. Ministro Mammì. C'erano solo pochi allucinati armati che congiuravano e riuscivano a mettere in atto azioni come quelle del rapimento di Moro. C'era una situazione ben più grave, c'erano le manifestazioni di piazza, c'erano gli autonomi. Ogni qualvolta c'era una manifestazione c'era l'incidente, c'era una situazione all'interno delle forze dell'ordine, in particolare della polizia, che attendeva una riforma, attendeva la smilitarizzazione, per cui avevamo avuto i cortei attorno al Viminale, la corona del Presidente della Repubblica sbattuta sulle scale dello stesso Viminale, avevamo avuto la caserma della Celere a Milano circondata dai carabinieri, anche se è poco noto, per evitare che uscissero per un'azione di rappresaglia dopo la morte di un poliziotto. Questa era l'atmosfera e ho l'impressione che la stiamo guardando con troppa freddezza. Caliamoci dentro a quell'atmosfera. Se non avessimo avuto una convergenza responsabile di tutte le forze politiche, io credo che veramente le nostre vicende sarebbero state assai diverse. Ecco, cerchiamo di ricordare bene che momento vivevamo, cioè com'era quella notte della Repubblica, quanto fosse buia. Un'altra verifica, questa volta con l'onorevole Inchini. Perché il Partito Socialista, che pure aveva manifestato tutte le sue perplessità su una politica di consociazionismo, finì per aderire a un progetto di governo di unità nazionale? Il Partito Socialista era politicamente debole e veniva da una durissima sconfitta elettorale. Era certamente scontento della soluzione e difatti in quegli anni espresse quasi sempre delle posizioni di dissenso, anche sulla lotta al terrorismo. Ho sentito rievocare bene da Mammì il clima di quei momenti. I giornali avevano una sorta di impostazione da regime, dicevano costantemente i comunicati dei terroristi sono deliranti, sono farneticanti, usavano sempre gli stessi aggettivi. Noi cercavamo di spiegare che quei comunicati rappresentavano la volgarizzazione di una propaganda comunista rivoluzionaria che per anni era stata fatta ed era stata in qualche modo condivisa da una parte importante della cultura italiana. Dalle informazioni ufficiali risulta che nel 1977 c'erano stati 1805 fra attentati e atti di violenza politica, una media di quasi 6 al giorno. Il 1978 evidenzierà un ulteriore incremento fino alla cifra di 2.723, quasi 8 al giorno, uno ogni 3 ore. Eppure il rapimento di Moro coglie di sorpresa tutti, al punto di rappresentare un vero e proprio shock. Perché, a suo avviso, senatore Pecchioli? Gli apparati preposti alla prevenzione, alla repressione, alla lotta contro la grande criminalità, di qualsiasi tipo, erano corpi separati, invecchiati, c'era bisogno di riformarli e quindi insomma tutto il lavoro, l'opera di prevenzione fallì. C'è da osservare un fatto importante, che proprio nel fuoco della lotta contro il terrorismo le forze democratiche italiane tutte unite riuscirono a varare la legge di riforma della polizia. In un momento in cui c'era una grande ondata reazionaria di destra, la richiesta della pena di morte e così via, il Parlamento operò per una riforma importantissima di un apparato di grande delicatezza, che ha ridato efficienza e ha stabilito un rapporto diverso fra la polizia e i cittadini. Zannoni.
Lo Stato era debole sotto un duplice versante, non era soltanto debole perché aggredito dall'esterno, dal terrorismo, era anche profondamente inquinato all'interno. Però non è neppure vero che la vittoria contro il terrorismo e il ristabilimento di una normalità democratica sia stata procurata dalla grande maggioranza. La grande maggioranza durò pochi mesi soltanto dopo l'assassinio di Moro e la vittoria contro il terrorismo è venuta poi negli anni seguenti. Io non credo che vi sia una connessione fra questo grande accordo politico e la sostanziale solidità e maturità che la democrazia italiana ha manifestato poi nei confronti di questi anni difficili che sono stati superati senza venir meno alla civiltà giuridica del paese. Capanne. Penso che vasta parte degli apparati dello Stato vollero non vedere e non capire. Era già al lavoro la P2, è un elemento che qui dobbiamo ricordare e non era certo trascurabile. Inoltre c'è il fatto che non si riusciva a ragionare in termini diversi che non fossero quelli della contrapposizione manichea. Ai cittadini veniva chiesto: sei con lo Stato o con le Brigate Rosse? E molti, per fortuna, tra cui io, rivendicammo di non essere né con quello Stato né con le Brigate Rosse. Schietroma. Sì, ma le Brigate Rosse misero in atto un episodio che fu veramente una grossa sorpresa in tutti i sensi, perché fu un apparato militare che fece un misfatto di quella portata, è vero, senza nessuna possibilità da parte dello Stato di reagire, perché non avevano i servizi di sicurezza, quindi non erano pronti ad un attacco di quel genere, questo è il problema. E praticamente, oltre a questo fatto, erano tutti assolutamente impreparati, anche dal punto di vista tecnico, è vero, a fronteggiare un episodio di questo genere. Pecchioli voleva replicare. Sì, però non possiamo sfuggire anche alla individuazione di responsabilità politiche. Quegli apparati rispondevano a governi, a maggioranze, che nel corso di tutti gli anni precedenti non avevano guardato al bisogno di riformare quegli apparati, di dargli un volto nuovo, come poi si fece con la polizia. Ma io mi guardo bene da mettere sotto accusa i servitori dello Stato che ci hanno rimesso pure la pelle. Voglio dire solamente che eravamo lontano le mille miglia, nonostante tutte le avvisaglie che abbiamo avuto, per essere in condizione di fronteggiare un attacco militare di quella fatta. La cultura politica di quegli anni temeva la militarizzazione dello Stato. Non riusciva a credere che l'estremismo di sinistra potesse avere uno sbocco violento addirittura nel terrorismo, che si potesse passare da quella che in qualche modo era riconosciuta quasi come inevitabile, violenza di piazza, alla violenza terroristica. E si riteneva che il terrorismo era in qualche modo connesso solo alla radice dell'estrema destra. E credo che bisogna riconoscere che c'è stata questa debolezza nel comprendere il rischio di un estremismo di sinistra. Io credo che in Italia ci sia sempre stato un estremismo parolaio e che anche molti cattivi maestri siano rimasti stupiti nel vedere che qualcuno degli allievi li ha presi alla lettera e ha eseguito, anziché continuare a vendere parole. Si diceva fascista sei il primo della lista, si diceva lo Stato borghese si abbatte e non si cambia, si diceva il potere sta sulla canna del fucile. Qualcuno dalle parole è passato ai fatti e ciò ha stupito assolutamente tutti, i conservatori, i progressisti, i democratici e gli estremisti. Onorevole Mammì, il senatore Pecchioli ha richiamato qualcosa che la riguarda da vicino, ma riguarda anche tutti noi, per la ragione che adesso dico. C'è una riserva, per così dire, che insegue in termini mai chiariti l'immagine di un galantuomo, di un padre, fra l'altro, della Repubblica, Ugo La Malfa. La sua richiesta della pena di morte in quei giorni forse ha bisogno di un chiarimento. Ma io credo di poterlo dare perché ho vissuto in prima persona quella reazione emotiva. Io ricevetti notizia del rapimento di Moro circa alle 9.20, 9.30 dal capo di gabinetto del ministro degli interni. La seduta alla Camera cominciava alle 10, io ero presidente della commissione interni e anche presidente del gruppo repubblicano. Entrando in transatlantico vidi di spalle Ugo La Malfa e lo chiamai. Si voltò ed era sconvolto e mi disse, che non era vero, t'ho sempre detto che ci voleva la pena di morte contro i terroristi. Dopodiché venni
poi si allontanò immediatamente e venne quasi aggredito da un gruppo di colleghi democristiani nell'emozione del momento, quasi fossi responsabile di non aver raccolto un invito di questo genere che non c'era mai stato. Poi con la Malfa ne ho riparlato nella stessa giornata, nella stessa mattinata. E la Malfa tenne il punto. Gli feci presente che si sarebbe dovuto addirittura modificare la Costituzione. Mi disse se è necessario lo si deve fare, ma non era convinto di quello che aveva detto. E che non fosse convinto di quello che aveva detto lo dimostra che molti di noi fecero delle dichiarazioni diverse sulla pena di morte. E la Malfa, segretario del partito, col suo temperamento, non ebbe mai un'obiezione. Ci fu qualche personaggio, anche molto autorevole, che cercò di inchiodarlo in quel momento dell'emotività. L'orgoglio di la Malfa gli impedì per qualche giorno, per pochissimo tempo, di così ricredersi o di rivedere quell'atteggiamento che fu veramente un momento emotivo. Capiamo e rispettiamo il travaglio di quei giorni di la Malfa. Ciò che successe dopo quel giorno non può passare sotto silenzio, perché l'aspetto cosiddetto tecnico delle questioni poste da Via Fani, già rilevante in sé, finirà per avere riflessi, ancora una volta, come naturale, sul versante politico. Onorevole Schietro, ma lei, lo ricordo, presiedette la commissione parlamentare di inchiesta sulla strage, sul sequestro e la morte di Moro. Quale giudizio trasse, anche personale, dal vostro scavare su Via Fani? Rimasero punti oscuri? Vi poneste domande che non ebbero risposta? C'erano due inchieste parallele, quella giudiziaria, che evidentemente doveva accertare i fatti, quella nostra doveva invece vedere meglio tutta la questione del terrorismo, che è una cosa che noi abbiamo fatto bene. Volevo dire che non è vero che noi fossimo convinti che i terroristi fossero pochi, eravamo convinti proprio del contrario, perché si sa che per un terrorista si facevano delle proporzioni, occorrono 100 fiancheggiatori, ossia bisognava creare quella palude nella quale il terrorismo potesse vivere e prolificare. Adesso col senno del poi, perché abbiamo vinto, va bene, tutti possiamo dire che praticamente erano pochi, hanno fatto quello che hanno fatto, quello che si vuole, ma se i carabinieri non avessero avuto, noi abbiamo interrogato Ferrara, abbiamo interrogato Dalla Chiesa, abbiamo interrogato il Corsini, ossia tutti i big dei carabinieri, loro avevano già preparato dei nuclei antiterrorismo. Questi nuclei poi li hanno fatti nel momento cruciale, li hanno messi a studiare, ecco, è prevalsa l'intelligenza, è prevalsa tutto uno studio particolare, li hanno messi a leggere migliaia di contratti di locazione, hanno visto che si spendevano cifre immense per affittare per 3 mesi, per esempio, un appartamento in zona di mare. È evidente che con questo modo loro di investigare sono arrivate a Pece. Da Pece poi è arrivato tutto quello che è rimasto sconfitto il terrorismo in questo modo. Ossia, noi eravamo estremamente preoccupati e credevamo che il terrorismo fosse quella bestia che era, fino a che poi non siamo arrivati ad averne, per la compattezza, io ricordo bene che la commissione era estremamente compatta su questo punto. Onorevole Intini, l'onorevole Martelli nella sua relazione alla commissione parlamentare d'inchiesta scrisse: la mattina del 16 marzo l'organico del SISD era di meno di 100 persone, compresi gli agenti periferici e gli autisti, contro un organico di 3.000 dipendenti. La commissione non ha potuto accertare se questo sia avvenuto sulla base di un disegno preordinato e volto a paralizzare il servizio di sicurezza interno nella imminenza di Via Fani. Ecco, da che cosa poteva nascere questo sospetto? Perché la commissione non poté fare chiarezza su questo punto? Ma c'è stato e resta un sospetto che nasce da un ragionamento politico, e cioè probabilmente forze eversive all'interno degli apparati dello Stato e anche fuori degli apparati hanno pensato che il terrorismo potesse essere usato politicamente, e cioè hanno pensato che la incapacità della democrazia a sconfiggere il terrorismo avrebbe spinto l'opinione pubblica a chiedere un governo forte, un governo autoritario. Abbiamo trovato sulla stampa in quegli anni molti riferimenti a un disegno di questo tipo. Noi non possiamo sapere oggi sino a che punto ci sia stato un disegno attuato attraverso comportamenti degli organi dello Stato. Probabilmente non riusciremo mai ad avere delle certezze in materie, ma il ragionamento politico e il sospetto resta.
Onorevole Mammì, nelle relazioni si ricorda anche che sia il generale Corsini, allora comandante dell'arma, sia il prefetto Coronas, allora capo della polizia, dichiararono che i terroristi, cito testualmente, presero letteralmente in contropiede i tutori delle istituzioni, manifestandosi in una dimensione nuova e impensabile. Ecco, lo chiedo a lei, che allora era presidente della Commissione Interni della Camera, perché nuova, perché impensabile, se il terrorismo infuriava ormai da anni con un impressionante crescendo, come d'altronde anche lei poco fa ha ricordato, facendo tutta una serie di cifre, dando tutta una serie di dati. C'era uno scoordinamento completo tra servizi, polizia, allora si chiamava non polizia di Stato ma pubblica sicurezza, e i carabinieri. C'era una situazione di malessere profonda all'interno di queste forze dell'ordine. Ha ricordato la riforma della polizia che poi venne approvata nell'81, quindi dopo la fine della solidarietà nazionale, ma venne preparata in quel periodo. Io ricordo 2 settimane prima del rapimento di Via Fani di essermi recato nello studio di Moro per parlarne, già che c'erano resistenze forti all'interno della Democrazia Cristiana, anche all'interno del mio partito, cioè sembrava che questa smilitarizzazione fosse un qualcosa che andasse contro le esigenze dei tempi, tenuto conto appunto dell'offensiva terroristica. Queste credo siano le ragioni di fondo. Poi le commistioni, se guardiamo la storia, le commistioni tra servizi segreti anche di altri paesi, terrorismo, devo dire che di esempi ce ne sono tanti. Il governo nazista con l'IRA, il governo fascista con i Gagular, e potremmo continuare. Probabilmente c'è stato anche questo, ma questo probabilmente non riusciremo mai ad accertarlo. Senatore Pecchioli, voleva intervenire. Sì, per dire che restano molti punti non chiariti dall'inchiesta, dall'inchiesta giudiziaria, dai processi e anche dall'inchiesta parlamentare. Perché ad esempio in tutti i materiali ingentissimi trovati nel covo brigatista di Via Gradoli non vennero subito esaminati. Poi non dimentichiamo che i servizi di informazione riformati nel 77, quindi insomma pochi mesi prima di Via Fani, ma erano in grande parte ancora i vecchi servizi inquinati del periodo del SID. Allora ecco, quando ci poniamo il quesito drammatico, perché non si è previsto, perché non si è operato per parare il colpo che stava per arrivare, non dimentichiamo anche questi fatti molto concreti. Zanon. Io ero al tempo il segretario di un piccolo partito di opposizione. Nei contatti che si avevano col governo c'era l'impressione di un grande smarrimento, diciamo pure anche di un notevole disordine, questo è indubbio, bisogna riconoscerlo. La vita politica italiana era come una specie di luna, c'era la faccia in vista dei partiti e poi c'era questa faccia totalmente invisibile del partito armato, con le sue cause interne ed esterne. Non so fino a che punto entrambe queste cause siano state studiate e conosciute fino in fondo, anche oggi a 10 anni di distanza. Non è una separazione un po' troppo radicale questa? Da una parte il sistema dei partiti, quindi il paese, quindi la società e quindi la delega, quindi il voto e quindi la rappresentanza parlamentare, dall'altra parte il piccolo universo terrorista che tiene a bada tutto questo. Devo dire che mai come in quegli anni si è avuto la sensazione quotidiana che sulla vita pubblica e sulla vita collettiva del paese gravasse un'ombra scura e che non ci fossero i mezzi per riuscire a dissiparla. A me è piaciuta molto questa considerazione di Zavoli, è una contrapposizione un po' manichea. E io ho già affermato, lo Stato voleva non vedere, non capire, non sentire. Chi ha condotto la battaglia politica ideale in prima fila contro il terrorismo rosso? I gruppi della sinistra extraparlamentare che si muovevano sul terreno della democrazia e alla luce del sole, pagando spesso anche dei prezzi molto duri in termini politici e anche fisici. Per il resto vi era l'esorcismo. I brigatisti erano comunque il male, che poi si è visto al momento dell'assassinio, soprattutto del sequestro di Aldo Moro. Fermezza o trattativa? Io vorrei che riflettessimo un attimo. Quale significato avrebbe avuto se stasera al posto di Bodrato ci fosse stato Aldo Moro, salvato, non fatto, lasciato assassinare con la fermezza, ma salvato con la trattativa?
Io voglio riconoscere la posizione allora avuta dal Partito Socialista Italiano a questo riguardo, una posizione umanitaria e lungimirante. Si può dire qualcosa? Furono i gruppi extraparlamentari. Si può dire qualcosa di un po' più preciso? Sì. Io vorrei dire intanto che la mobilitazione alla quale molti hanno fatto riferimento ha sconfitto da un lato il terrorismo e dall'altro chi intendeva usare il terrorismo per una svolta autoritaria. Quindi ha vinto su due fronti. Vorrei ricordare poi a Capanna che a mio parere c'è una continuità tra i movimenti di piazza fotografati con ragazzi con la pistola in pugno che sparano contro la polizia e il terrorismo. C'è una continuità tra il movimento del 77 e il terrorismo del 78. Bodrato, tanto è vero. No, consentimi, non permettimi, no, permettimi, consentimi, no, perché consentimi. Non puoi diventare l'alfiere. Ti prego, delle forze che hanno vinto il terrorismo, essendo stato l'ispiratore dell'estremismo. Non sono difensore d'ufficio di nessuno. L'altro errore tragico, non è, è un fatto storicamente assoldato, dai. L'altro fatto tragico fu di aver considerato tutto il movimento del 77. Non tutto, permetti che ti aggiunga. Io ho partecipato ad un dibattito a Milano organizzato dalla televisione. C'erano Pajetta e Dio come politici e alcuni studenti rappresentanti del movimento del 77 di Bologna. Andate a vedere cosa si è detto in quel dibattito. E io vi aggiungo che dopo quel dibattito questi ragazzi dicevano a Pajetta: tu sei un partigiano che ci ha tradito, e dicevano a me: con te parla solo il fucile. Questo era il movimento del 77 che non, io ho conosciuto. Bodrato, ti prego, non tutto il movimento, sì, una esigua minoranza del movimento del 77. Scusa però Capanna, guarda, esigua minoranza. Io sto giudicando la cultura di quel movimento, sì. Certo, non le persone un'esigua minoranza, scusa, Capanna, ma la cultura non c'è... era quella. Non e c'è nessuno non più di 77, me, credo più di Bodrato, prima. Che sia lieto delle parole che tu hai detto oggi. Però consentici, non possiamo demonizzare quelli che hanno seguito fino alle estreme conseguenze un insegnamento, un'ispirazione che gli veniva impartita. Perché quando si sequestravano i professori nelle aule, quando li si malmenavano, quando si determinava contro ogni potere costituito una ribellione, quando si diceva che lo Stato era comunque da abbattere, il prodotto non poteva che essere quello. Se qualcuno ha preso, il fucile, qualche altro aveva preso il manganello prima. Ma mi perdonami. Cioè, qual è la ragione per cui? Adesso non siamo qui a responsabilizzare nulla e nessuno. Consentimi di però essere, non si può a un certo punto sostenere immodesto. Che c'è stato un gruppetto di sinistra extraparlamentare che si è opposto al brigatismo. C'era una contiguità assoluta e c'erano anche, quanto riguarda i margini, alcune complicità. Come spieghi, consentimi la immodestia, che io, centinaia di migliaia di giovani come me, non solo non hanno niente a che spartire con il terrorismo, ma l'hanno combattuto in prima fila? Voglio aggiungere un'osservazione alla, chiamiamola pure insinuazione di Capanna, sulle responsabilità per la morte di Moro. Un anno dopo l'assassinio di Moro, in un documento molto ampio delle Brigate Rosse, un anno dopo, quando avrebbero potuto sposare la tesi che tu sposi, e sarebbe stata una scelta opportunistica, dicono: noi non chiedevamo la trattativa ma il riconoscimento. E dicono: siamo riusciti a dividervi come lupi che si azzannavano uno verso l'altro. Ma vedi, Bodrato, questo elementare, loro, un atto elementare, dopo. Elementare. Quindi ciò che chiedevano era il riconoscimento, non la trattativa. La trattativa, infatti, li avrebbe completamente spiazzati. Chiudiamo con questa domanda che vorrei fare a tutti, cominciando dal senatore Pecchioli. Dopo i processi, i pentimenti, le confessioni, le prove di colpevolezza, le ammissioni anche dei più risoluti a tacere, la ratio e la dinamica di Via Fani sembrano recuperate non solo nei loro diversi aspetti, ma anche nel quadro d'insieme. Ecco, il costo di quel giorno fu altissimo, quello delle vittime e dei loro familiari prima di tutto, e poi l'immane sforzo degli inquirenti, il grande impegno e sacrificio delle forze dell'ordine, la tensione dei partiti e quella delle istituzioni, a cominciare dal Parlamento. Il Paese, pur così duramente provocato nei suoi ordinamenti democratici, aveva retto alla prova del 16 marzo. Qual è, a 11 anni di distanza, il giudizio su quel giorno? Quel giorno iniziò un grande movimento di resistenza al terrorismo che poi vinse, anche se il terrorismo ha fatto pagare dei prezzi altissimi e ha anche condizionato il corso politico successivo. Le istituzioni democratiche sono state difese.
contro un attacco insidiosissimo. Questo è il momento, il giorno del rapimento di Moro diede anche il via a un grande movimento di questa natura. Zanoni. La risposta dello Stato e delle parti politiche quel giorno non fu una risposta forte, non lo fu nemmeno nelle settimane successive, non lo fu nemmeno nei mesi successivi, ma nel tempo si è dimostrato quanto la maturità sostanziale della democrazia ed anche la solidità di istituzioni, pure incrinate e inquinate come erano, potesse riuscire a superare anche questa prova, che è la più difficile nella storia della Repubblica ed anche una delle più difficili conosciute dalle democrazie europee nell'arco di questi anni. Però non diciamo che il 16 marzo ci fu una risposta pronta. Quel giorno in Parlamento, lo ricordiamo tutti, fu un giorno di confusione in cui ci si chiedeva davvero se qualcosa finiva irrimediabilmente nella storia della Repubblica. Fortunatamente non è stato così. Capanna. Il peso di quel giorno dura ancora oggi. Basta pensare alla legislazione di emergenza che ha fatto strage del diritto nel nostro paese. L'uso sfrenato e incontrollato del pentitismo, l'ultima vittima notoria è Enzo Tortora, ad esempio. E quindi io credo che sia giunto il momento oggi, proprio a seguito anche alle riflessioni ormai abbastanza mature, storiche, che è possibile fare pacatamente, di attuare dei provvedimenti che chiudano quella pagina dell'emergenza. Schietone. Ma nella tragedia il paese è cresciuto moltissimo. Io ricordo la mia commissione, che era difficile tenerla soprattutto i primi tempi, tanto erano i contrasti, le discussioni, tutto veniva come cassa di risonanza a questa nostra commissione, ma si discuteva alla ricerca di qualche cosa che doveva essere unificante, soprattutto per le ragioni fondamentali dello Stato e di un vivere civile. E questo sta anche un motivo per cui da quei fatti, da quella tragedia, è venuto fuori un momento di grandi riflessioni che indubbiamente ci ha aiutato a crescere come Stato. Mammi. In quel giorno e nei 55 giorni successivi, tragici, che durò il sequestro, c'era il problema di scegliere tra lo Stato, nell'accezione che ha dato Pecchioli, e le Brigate Rosse. Il Parlamento, la dirigenza politica, la gente, tutta la gente, la stragrande maggioranza della gente, ha scelto lo Stato. E credo che questo sia poi il motivo per cui le Brigate Rosse e il terrorismo sono stati sconfitti. Ma è stata una prova tremenda per la democrazia. Qualcuno di noi ne è rimasto e ne resta ferito, ma le istituzioni hanno vinto, e hanno vinto perché vi è stato il consenso della gente comune, che ha compreso l'importanza della posta in gioco. Da questo punto di vista credo che da quella prova le nostre istituzioni democratiche siano uscite più forti e in qualche modo vaccinate contro pericoli dello stesso tipo. Intini. Gli italiani, come si suol dire, sono brava gente, non si lasciano attrarre troppo dal fanatismo ideologico. Le Brigate Rosse hanno cominciato la loro fine quando hanno sparso del sangue. La gente ha capito che lì stava la barbarie. Se lo Stato avesse reagito con altrettanta barbarie, cioè con una repressione spietata, la gente si sarebbe confusa, non avrebbe scelto lo Stato così come ha scelto. Ha scelto lo Stato perché lo Stato aveva un volto umano. Grazie. Si è così conclusa la prima parte del dibattito, quella che si riferisce allo scenario, per così dire, politico. Ora vorrei affrontare il versante investigativo e operativo. Ecco, che cosa successe quel giorno, il famoso 16 marzo del 1978? Vediamo di ricostruirlo con la collaborazione delle persone presenti, ciascuna delle quali porterà una specifica, autorevole testimonianza. Tutto dunque era cominciato alle 9:05 di quel 16 marzo. Mentre il Parlamento si apprestava a discutere i temi che qui abbiamo in qualche misura ricordato, lo Stato si trovava di fronte al più inedito e complesso problema della vita repubblicana. Abbiamo qui con noi stasera alcuni dei protagonisti di quelle ore, tutti uomini in qualche modo in prima linea, sia sul versante delle investigazioni sia su quello dell'informazione. Dottor Luciano Infelisi, sostituto procuratore della Repubblica, fu il magistrato incaricato delle indagini, il primo a raggiungere via Fani. Qual era la scena che le si presentò e quale fu il primo problema da affrontare? La scena che ci si parò dinanzi era la scena quasi cinematografica di un dramma.
perché noi avevamo quattro cadaveri, quattro servitori dello Stato che erano a terra, uno dei quali ancora stringeva una pistola in mano, e una strada che sembrava appunto il palcoscenico di una rappresentazione. Quasi direi che sovrastava un senso di irrealtà, perché pur avendo visto altri omicidi, altri attentati, certo questo aveva delle caratteristiche, diciamo così, macroscopiche e così drammatiche, che ne faceva una così, che portava a coloro che arrivavano per primi di fronte, ecco, a quello che definirei uno sgomento doloroso. Subito dopo arrivò in via Fani il procuratore della Repubblica di Roma, Giovanni De Matteo. Ecco, quali impressioni ebbe e quali pensò dovessero essere gli strumenti operativi cui poter fare ricorso? Erano anni in cui c'erano morti per le strade ogni giorno, quindi eravamo sempre in allarme. E arrivato sul posto mi trovai di fronte a uno spettacolo raccapricciante. Una macchina con le portiere aperte e due cadaveri dentro, un'altra macchina con due, pure con le portiere aperte, con i cadaveri per terra, la macchina dell'onorevole Moro pure con le portiere aperte, e c'erano un fascio di giornali intrisi di sangue, e dell'onorevole Moro non c'era... era scomparso, era stato rapito, era stato ucciso. In quel momento non potevamo stabilirlo. Furono fatti i primi accertamenti con fotografie, raccolte dei bossoli, ne furono contati ben 93, rilievi, e poi andammo in ufficio per metterci in contatto con la polizia, con i carabinieri, e svolgere le prime indagini. Si ordinarono anzitutto delle perquisizioni presso le abitazioni di persone sospette. Si pensò a fare blocchi stradali per cercare di sorprendere i terroristi in fuga. Si pensò anche di setacciare la città proprio alla ricerca sia dell'onorevole Moro sia degli autori del sequestro e dell'assassinio. Si pensò di setacciare, ha detto lei. Sì. Setacciaste o no? Sì, furono disposti dei servizi per tutte le vie adiacenti a Via Fani e per il percorso che presumibilmente avrebbero fatto i terroristi in fuga, e cioè tutta la zona della Balduina, la zona della Via Cassia, Monte Mario, e quindi con quello che avevamo a disposizione in quel momento si fece quello che si poteva fare. Lei può dirmi oggi se ritiene che quegli strumenti, quelle decisioni, potevano essere efficaci? Questo è stato un avvenimento di una drammaticità, di una pericolosità straordinaria e direi anche imprevedibile. È stato un attentato lungamente preparato, minuziosamente preparato. Poi in quei giorni arrivarono pure delle manovre di disturbo, delle manovre di depistaggio, ci fu un blackout telefonico a Monte Mario, ci furono notizie che arrivavano infondate, ma che bisognava controllare, e cioè era stata vista un'automobile con quattro persone a bordo e un ferito, e allora si pensò che quell'automobile fosse l'automobile di Moro. Non eravamo preparati a tutto questo scompiglio, questo scombussolamento che ci fu in quel giorno. E da quello che lei racconta, dottor De Matteo, mi perdoni, si ricava la sensazione di una estemporaneità un pochino impacciata, concitata per un verso e inefficace per l'altro? No, inefficace no, perché naturalmente non è che si può arrivare immediatamente e improvvisamente alla scoperta dei colpevoli. Nei casi normali si arriva alla scoperta dei colpevoli anche dopo tempo. Si immagini in questo caso, quando c'è stato un delitto lungamente preparato, minuziosamente preparato da tempo, mi pare che erano stati studiati anche dei percorsi alternativi, i terroristi avevano studiato dei percorsi alternativi. Beh, da fare. Era il meno che potessero predisporre. Eh,
E quindi certo, in questa situazione le forze dell'ordine hanno fatto tutto quello che era nelle loro possibilità di fare. Dottor De Matteo, in una situazione d'emergenza come quella, era nelle sue facoltà chiedere per esempio l'intervento dell'esercito o no? Non era nelle mie facoltà chiedere l'intervento dell'esercito. Però furono chiesti reparti speciali per setacciare la città, per controllare lo per controllare le strade, per controllare gli sbocchi delle strade, in quel primo momento. Dottor Infelisi, sarebbe stato possibile un diverso impiego delle forze dell'ordine? Ci fu qualcosa che si sarebbe potuto fare e che non fu fatto? E perché? Certamente a posteriori ci fu qualcosa che si poteva fare e non fu fatto. Ci siamo scordati di dire una cosa, che per esempio ci fu una reazione immediata di alcune forze di polizia molto molto fattive. Dopo pochissimo tempo uscirono circa un'ora anche delle motovedette della Guardia di Finanza, sia da Civitavecchia che da Anzio, potendo pensare che si poteva portare su alle pescherecci al largo fuori il rapito. Ci furono dei blocchi stradali che davano la quasi matematica sicurezza che l'onorevole Moro era rimasto nella cinta di Roma. Il problema era il profilo investigativo. Qui ci troviamo di fronte a un crimine commesso da un'associazione eversiva come quella delle Brigate Rosse, per cui non era la caccia ai banditi che hanno fatto un colpo in banca. Bisognava seguire le piste delle indagini delicate, difficili e indubbiamente che si basavano anche sulle prime risultanze che noi avemmo, le impronte digitali sul caricatore, sui bossoli, il berretto, ripeto, andare a cercare in tutti quanti i negozi chi poteva aver venduto questo e a chi era stato venduto questa divisa da aviatore, per poter risalire sempre con una tecnica investigativa la strada e cercare di individuare gli autori, non scoprire l'onorevole Moro. Ecco. Noi volevamo chiudere, impedire che l'onorevole Moro potesse essere portato in altre città, sarebbe scomparsa completamente ogni possibilità di rintraccio successivo. Poi dopo si sarebbe dovuto andare con la polizia giudiziaria, con la Digos, con i carabinieri, a individuare quali erano quelle persone sospette per poter vedere poi se fermarle, arrestarle, seguirle, pedinarle, intercettarle, dico quasi no, perché intercettarle non era possibile facilmente, perché i brigadisti hanno una regola, si è parlato molto di intercettazioni, e i brigadisti hanno questa regola, che non usavano mai il telefono, non avevano mai nei loro covi i telefoni, perché diceva il procuratore De Matteo, ricordava, che c'era stato un blackout in zona. La SIP lo ha ufficialmente escluso. In effetti il blackout in zona c'è stato. C'è stato per un certo periodo di tempo durante l'attentato. Non ci scordiamo che esisteva, l'abbiamo visto anche dopo, quella che noi chiamavamo la brigata SIP delle Brigate Rosse, quindi una colonna nella SIP che è fondamentale in una visione terroristica, perché le comunicazioni sono essenziali. Tant'è vero che con la polizia andammo a prendere dei tecnici del pronto intervento della SIP che mi confermarono, contrariamente a quanto apparso dagli atti, che il blackout vi era stato. Dottor Infelisi, perché nonostante i primi innegabili, fosse fatali insuccessi, lei tuttavia parlò di cauto ottimismo dopo le prime indagini? Quando io dissi cauto ottimismo, mi riferivo esclusivamente al fatto che già da quei primi giorni con le forze di polizia alcuni nomi eravamo riusciti ad individuare, tant'è vero che poi dopo 50 giorni vennero fatti 11 ordini di cattura, e cauto ottimismo non riguardava assolutamente la possibilità di avere l'onorevole Moro vivo, che non dipendeva né da noi, forse non dipendeva neanche da tutti i brigatisti, cioè questa era un'eventualità. Noi parlavamo dal punto di vista delle indagini. D'altronde c'era un altro profilo, c'era un abbattimento morale terribile in quel momento in tutta la nazione, e la stampa se ne faceva portatrice di questa sensazione, di questa generale. E allora mi parve opportuno, così per quello che era il mio angolo visuale, lanciare questo messaggio di speranza che era fondata, per dire la magistratura nei suoi limiti, la polizia nei suoi limiti, qualcosa è riuscito a trovare. Ecco, e bisogna reagire. Ecco, questo richiamo all'abbattimento morale, cito testualmente il dottor Infelisi, da cui era stato preso tutto il paese, mi induce a fare una domanda specifica al dottor Improta, che per 13 anni aveva diretto l'ufficio politico della Questura, se non sbaglio, ed era da qualche giorno passato a Lucigos, un punto privilegiato
nella lotta contro il terrorismo. Dottor Improta, che cosa accadde quella mattina? Quale fu il sentimento dominante di quelle ore? Ma il sentimento è facilmente intuibile, eravamo tutti, direi quasi con un senso di autocritica, un po' mortificati dell'azione militare condotta dai brigadisti. Ma obiettivamente dal centro di coordinamento del Ministero noi attuammo tutti i meccanismi investigativi possibili, mantenendo professionalmente quel distacco e quella freddezza che bisogna mantenere in circostanze del genere. Quali furono i primi provvedimenti di tipo operativo? Il provvedimento immediato operativo fu quello innanzitutto di raccogliere i dati che ci venivano dalla Questura, che raccoglievano in sede di sopralluogo, analizzarli per poter studiare immediatamente gli interventi mirati nelle varie zone che, come diceva il procuratore De Matteo, potevano essere interessate all'azione. Quindi analizzare sulle varie cartine topografiche le aree facilmente raggiungibili. Contemporaneamente, poiché l'azione era stata così rapida e fulminea, avemmo la giusta e felice intuizione di capire che il gruppo che aveva operato non era esclusivamente romano, ma faceva parte di una selezione effettuata in campo nazionale. Quindi, noi puntammo soprattutto su questo elemento e dopo poche ore pubblicammo, come diceva il dottor Infelici, una serie di fotografie che successivamente all'istruttoria finita sono risultati tutti responsabili, tutti appartenenti al gruppo che aveva operato su Roma. Oggi ci si addebita molto alla polizia o alle forze dell'ordine, era un momento carente, non eravamo preparati, non si era preparati. Indubbiamente l'Italia non era preparata ad avere uno scossone così violento delle Brigate Rosse. L'Italia subiva però da anni un ribellismo di piazza dove le forze dell'ordine erano quotidianamente impegnate a fronteggiare manifestazioni imponenti di 10.000, 30.000, 40.000 persone, di cui non, come dice qualcuno, un esiguo gruppo impugnava la P38. Lei, oltre che un uomo di grande esperienza, è anche un uomo di grande franchezza, gliene va dato atto. Ha cominciato la sua dichiarazione facendo una sorta di autocritica, dichiarando che foste attoniti, sconcertati, un po' sgomenti di fronte a questa azione che vi coglieva di sorpresa. Poi, in un crescendo ottimistico, ha parlato dell'ultima felice intuizione, che fu quella di individuare le persone responsabili con una serie di fotografie. Per la verità, in quella fase furono cercati e considerati possibili protagonisti di quella vicenda eversiva personaggi che con quella vicenda non avevano nulla a che fare. No, non è così. È stata una speculazione per muovere critiche aspre alle forze dell'ordine. Di tutta la serie delle fotografie che noi abbiamo pubblicato, soltanto 3 erano i personaggi non coinvolti in quella fase. Perché erano stati nelle immediatezze del fatto, un giorno o addirittura ore prima, già fermati 2 dall'Arma dei Carabinieri e 1 dalla Polizia, non ricordo se di Brescia o di Milano, di Pavia, una città del nord. Gli altri erano tutti comunque coinvolti nella organizzazione delle BR. Ma al di là delle fotografie, mi riferisco quindi a un elenco evidentemente più largo, sì, di questi personaggi, si stabilì poi che qualcuno era in carcere, altri addirittura all'estero. Tre persone. Altri addirittura all'estero. Solo 3 persone. In ogni caso, documentare attraverso, certo, gli atti processuali che non sbaglio. La realtà dice che al processo ci sono stati dei condannati per quel sequestro e per quell'omicidio. Le indagini hanno fatto le forze dell'ordine e certamente le abbiamo fatte prima di tanti altri avvenimenti che si sono poi verificati e in campo politico e in campo sociale e in campo, ho sentito parlare anche di riforma di polizia. Noi abbiamo fatto il nostro dovere fino in fondo e poi non è mica detto che se la esecuzione non fosse avvenuta quel giorno che ce l'hanno fatto ritrovare il cadavere, ma lo spostavano 10 giorni, non ci si sarebbe arrivato. Tanto è vero che è storia che noi abbiamo fatto i primi arresti qualche giorno proprio dopo il rinvenimento del cadavere. Quindi la polizia, le forze dell'ordine si erano mossi in una direttrice giusta che purtroppo per tempi tecnici, diciamolo anche per un pizzico di sfortuna, è arrivata a una conclusione qualche giorno dopo.
questo non, certamente nessuno ce lo riconosce, ma va riconosciuto. Come vanno riconosciute le nostre carenze del momento? Carenze dovute a una fase di ristrutturazione dei servizi, scioglimento conseguenziale dell'antiterrorismo, costituzione 3 giorni prima del Lucidos. Indubbiamente sono fattori che hanno creato nell'organizzazione eversiva una facilità di movimento, perché un certo sbandamento va riconosciuto. L'impegno soprattutto delle forze dell'ordine sull'ordine pubblico, nell'ordine pubblico, che noi impiegavamo migliaia di uomini ogni giorno, trascurando indubbiamente la fase investigativa, la fase informativa, perché eravamo portati ad arginare un fenomeno che creava una turbativa non indifferente, una turbativa. E poi, io lo devo dire perché sennò mi sento male, lo dica. C'era un movimento di opinione che non vedeva bene la nostra azione in questi settori particolari, per cui appena invece abbiamo avuto il consenso di tutte le forze democratiche, dei sindacati, dei vari partiti, certamente ci siamo mossi con una maggiore agilità, con maggiore successo, e questo credo che sia un dato acquisito da tutti, un dato storico che nessuno ci può disconoscere. Ma dal resto alcune verità le hanno scritte i terroristi nel famoso libretto, la risoluzione strategica, adesso non ricordo il numero, ma era la cosiddetta campagna di primavera. Loro raccontano la verità. Da quella verità si deduce, si evince da un'analisi che noi abbiamo fatto dopo pochi mesi, che l'intenzione dei brigatisti era quella di avere immediatamente una situazione di ordine pubblico tale da creare uno scossone e una spallata alle istituzioni. Per cui loro si aspettavano l'intervento di quasi tutta l'area extraparlamentare degli autonomi, che agissero contro di noi proprio profittando di situazioni di turbative dell'ordine pubblico. E lì è iniziata la loro sconfitta, con lo spaccamento tra area movimentista e area militarista. Questa è la vera storia, per cui se loro ritengono successo il sequestro Moro, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista strategico, è stato un insuccesso clamoroso. È disposto a dirci se si sarebbe potuto fare qualcosa di più e di meglio, e che questo qualcosa non fu fatto per ragioni che noi non sappiamo e che io la pregherei di elencarci? Beh, io senz'altro, perché bisogna essere onesti in queste cose, anche perché l'uomo non è perfetto, c'è poco da fare. Qualcosa in più si poteva fare se avessimo avuto forse una situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico più facile, più semplice, nel senso che dovevamo essere meno impegnati in quel settore per evitare che si avessero delle situazioni ancora più gravi, soprattutto nell'ordine pubblico, soprattutto per evitare che avvenisse qualcosa effettivamente di eclatante. Ecco, a proposito di quel consenso del Paese che lei si augurava di avere alle spalle, i 100.000 che scioperarono a Roma non costituirono per ciò stesso la prova che avevate la gente, l'opinione pubblica, a sostegno della vostra azione? C'è stato di spinta, senz'altro. Siamo cresciuti da quel giorno. Bene. Il generale Sassi comandava il gruppo dei carabinieri di Roma. Esisteva o no quel fantomatico piano zero di cui si è tanto parlato? E se esisteva, perché non fu attivato? Io non parlerei di piano zero. Quello che noi abbiamo attuato è quello che dovevamo attuare. Anche in una circostanza così grave come quella che riguardava l'eccidio di Via Fani e il rapimento di Moro, noi ci siamo adoperati per fare di più di quelli che erano i servizi di blocco e di controllo che bisognava predisporre in caso di avvenimenti eccezionali. E lo abbiamo fatto estendendo queste ricerche di blocchi nell'immediatezza in tutto il territorio nazionale, attivando tutti i comandi dell'arma. Naturalmente, unitamente a questi posti di controllo e di blocco che abbiamo fatto su tutto il territorio, in loco ci siamo preoccupati soprattutto di mettere una serie di uomini addetti all'attività investigativa per fare un sopralluogo nella zona piuttosto attento, oculato, inteso a raccogliere ogni minimo indizio che ci potesse essere utile poi per lo sviluppo delle indagini.
E quest'opera si è protratta per alcuni giorni ed è stata proficua, perché noi abbiamo raccolto in quella circostanza prove e testimonianze della presenza di alcuni brigatisti per i quali abbiamo potuto fare dopo pochi giorni un primo rapporto all'autorità giudiziaria, indicando i loro nomi, mettendo le loro foto segnaletiche e mettendo gli identikit. Naturalmente il problema dell'eccidio di Via Fani era un problema piuttosto complesso, coinvolgeva tutta l'organizzazione anticrimine. E a questo riguardo io devo dire che l'arma non è stata trovata impreparata di fronte all'organizzazione anticrimine, perché fin dal 1974 a Torino era stato costituito il nucleo speciale di polizia giudiziaria affidato al generale della Chiesa, con compiti particolari per quanto riguarda l'attività dell'eversione e un riferimento specifico al triangolo più insidioso, che era quello di Milano, Torino, Genova. Questa organizzazione già nel 74 portò a dei risultati notevoli, come l'arresto di Curcio e di Ognibene. E successivamente, un anno dopo, nel 1975, esattamente a settembre, questa organizzazione venne estesa con la creazione di nuclei similari nelle città di Milano, Roma e Napoli. E a proposito di questo piano zero, lei ha qualcosa da aggiungere, dottor Improta? Beh sì, il piano zero è un piano che esiste per la criminalità comune e viene soprattutto attuato nelle isole, per parlarci in termini chiari, in Sardegna veniva attuato, nel senso che non appena si verifica un sequestro, un grosso delitto, si bloccano i porti, si bloccano tutti i passaggi in modo tale da controllare l'eventuale fuga dei responsabili. Quindi quella mattina fu diramato un telex in tutta Italia dicendo di attuare il piano zero, ma intuendo che molti potevano non capire perché era limitato alla criminalità e soprattutto alla zona delle isole, è stato subito fatto un telex esplicativo dicendo: attuate indagini dirette e indirette, posti di blocco, controllate. È stato spiegato tutto cosa si deve fare. Certamente non è stato per il piano zero che non abbiamo scoperto dove stava il piano. Ecco, grazie dottor Improta. Presidente Santiapichi, lei ha presieduto la prima corte d'assise di Roma che ha celebrato il primo difficile processo sul caso Moro. Lei ha dunque avuto la possibilità di farsi, anche al di là degli aspetti giuridicamente pertinenti, un giudizio generale sulla situazione. Può dirmi se ci furono iniziative assunte da organi dello Stato per attribuire o attribuirsi particolari poteri, funzioni e compiti di intervento anche al di fuori delle ordinarie competenze di istituto, o se al contrario vi furono omissioni, reticenze, ambiguità o anche soltanto errori? Noi abbiamo dato atto nella motivazione della sentenza, che è stata redatta dal collega Abate, della estrema difficoltà alla quale tutti un po' ci si è trovati dopo la strage di Via Fani e il sequestro dell'onorevole Moro. Non avevamo ancora gli strumenti logici. Non bisogna dimenticare che noi cominciammo a pervenire in sede di accertamenti giudiziari a risultati utili dopo intuizioni che furono di Galli e che successivamente furono pure di Alessandrini. E fu la scoperta di questi strumenti logici, la scoperta cioè della possibilità di leggere attentamente il materiale prodotto dalle Brigate Rosse stesse, che ci consentì di fare dei passi avanti. Prima si può dire che noi non eravamo particolarmente affinati nella conoscenza del fenomeno terroristico. Successivamente intendo dire all'alzata di tiro delle Brigate Rosse con la strage di Via Fani e il sequestro di Moro, anche noi affinammo i nostri strumenti. Presidente Santiapichi, dalle risultanze del processo
si poté arguire mai con fondatezza che Moro avesse temuto per la sua vita. Noi abbiamo ascoltato su questo specifico tema alcuni testimoni e in relazione a dei episodi diversi. Un episodio che si era svolto fuori dai confini del paese, che aveva visto un incontro tra Moro e un altro uomo di Stato, un incontro che aveva particolarmente colpito Moro, e un episodio specifico relativo a Via Savoia. Chi era quell'uomo di Stato che aveva colpito Moro? Era Kissinger. E l'episodio relativo a Via Savoia ha due aspetti. Un aspetto concerneva delle persone che furono viste da alcuni testimoni prima dell'eccidio di Via Fani controllare i movimenti, probabilmente dell'onorevole Moro, e un colloquio tra l'onorevole Moro e l'allora direttore del Corriere della Sera. In questo colloquio, commentando, a quanto ricordo, l'episodio del sequestro a De Martino... Chi era quel direttore? Era Di Bella. L'episodio del sequestro del figlio dell'onorevole De Martino, Moro disse che probabilmente in Italia saremmo finiti nelle catacombe. Poi, per quante persone noi si sia interrogate su questo tema specifico della preoccupazione dell'onorevole Moro, non è emerso alcunché nel campo specifico, se non una preoccupazione dell'onorevole Moro per i suoi familiari. Dottor Inferisi. C'è da dire questo, che quando è nata questa pista che portava alla individuazione di queste persone che sarebbero state intorno allo studio dell'onorevole Moro, noi arrivammo a fermare anche una persona, il cognome oggi lo possiamo dire, tale Moreno, e la polizia pensava che effettivamente questo Moreno potesse essere inserito nel gruppo di eversione. Noi facemmo tutte le indagini possibili e immaginabili, anche perché c'erano delle strane coincidenze. Il Moreno si occupava di sirene, per installare antifurti sulla macchina che poi fu trovata, abbandonata, usata dai rapinatori, dai rapitori, vi era una sirena, ma poi vedemmo che la sirena era di diverso tipo, cioè sviluppammo questa pista, ma nessuno dei tre segretari, ricordo perfettamente, allora volle assumersi la responsabilità, darci una testimonianza, dare alla polizia la testimonianza di qualche movimento che avrebbe potuto essere sospetto. Quindi scomparve completamente questa traccia, che però riguardava, stiamo attenti, lo studio. Ricordiamo che il fatto è avvenuto in tutt'altro posto, Via Fani, dove già erano state preparazioni nei giorni precedenti per l'attentato, quindi non era lo studio quello che doveva essere il luogo, anche perché lo studio era più difeso, essendo statico, c'era una scorta, era più Presidente Santiapichi, dall'iter processuale è emerso qualcosa di rilevante a proposito della scorta, se non addirittura delle scorte di Moro? Noi abbiamo ascoltato parecchie persone nel processo e una di queste persone, lo ricordo, esattamente disse che dopo l'eccidio di Via Fani cambiò le proprie abitudini e le abitudini della scorta. Chi era quella persona? Adesso non lo ricordo lealmente, ma lorché si fecero le prime indagini sul posto, due pistole furono trovate dentro dei sacchetti di plastica. Io non so se in quel periodo, in relazione ad episodi precedentemente verificati, se ci fosse stato un corpo particolarmente addestrato di scorte e se a queste scorte fosse stata prospettata un'evenienza di questo genere. Il caso Moro fu effettivamente un salto di qualità, fu un salto di qualità che colpì anche l'apparato dello Stato anche da questo punto di vista. Questi ragazzi ci hanno rimesso la vita, hanno fatto tutto il possibile, uno saltò fuori
poteva restare nascosto nella macchina, saltò fuori e fu stroncato per il tentativo che aveva fatto di reagire. Certo. Nel diario della memoria, Presidente, al di là del suo ruolo specifico, c'è il ricordo di qualcosa che disapprovò o giudicò non adeguato alle urgenze del momento? Sa, ma noi abbiamo cominciato il processo nel 1982, era passato parecchio tempo dai fatti. È difficile, a distanza di tanto tempo, che si possa giudicare sulla manchevolezza di altri. E poi il nostro compito era quello di giudice dibattimentale, non quello di criticare le eventuali manchevolezze degli altri. Grazie Presidente. Abbiamo sentito spesso ricordare lo shock di quel giorno. Due giornalisti seguirono tutta la vicenda, Antonio Padellaro e Roberto Martinelli. Voi siete gli autori di un libro che fu consultato dalla Commissione parlamentare, Il delitto Moro. Quel libro ha un sottotitolo inquietante. Dice, l'inchiesta verità che il Parlamento non ha fatto. Ecco, queste parole volevano essere soltanto una sorta di ammiccamento editoriale o invece rappresentavano una vostra convinzione vera e propria? Ma quando il libro fu pubblicato, l'inchiesta parlamentare non era neanche pensabile, perché... Se tu mi permetti, dobbiamo riandare al clima di quei giorni. Il clima qual era? Nelle redazioni dei giornali. Beh, si erano vissuti settimane e settimane di stress, perché accanto a quell'abbattimento morale, che non era soltanto del paese, ma era anche dei giornalisti, che aveva colto tutti noi, c'era il continuo rincorrere dell'imprevisto. Improvvisamente alle 7 di sera si veniva a sapere che un certo comunicato era stato trovato in un'automobile o presso la sede di un giornale, si correva lì, subito dopo che il contenuto del comunicato, ricordiamo, erano comunicati che avevano la capacità di far salire la tensione, l'attesa, e si riuniva la direzione democristiana. Io all'epoca seguivo i lavori del gruppo dirigente democristiano, che era praticamente in riunione permanente, queste lunghe attese dietro le porte, aspettando delle decisioni, si parlava di possibili cedimenti. Si viveva come si vive in un regime di concorrenza, quindi le notizie che avevamo noi potevano non averle la concorrenza e viceversa. Bene, devo dirti che alla fine, quando purtroppo il corpo di Moro fu ritrovato, uso un'espressione paradossale, in molti di noi ci fu quasi un sollievo perché era finito un incubo. Dopo questo sollievo cosa portò? Portò una sorta di rimozione, di dimenticanza, cioè non si voleva più parlare di questo, forse non se ne voleva più parlare per motivi che oggi così ancora non possiamo confessare, non possono essere confessati. Ecco, per arrivare all'interrogativo, io e Roberto Martinelli io lavoro ancora al Corriere della Sera, anche lui era al Corriere della Sera, decidiamo di ricominciare da capo, di ricostruire la storia. Nasce un'inchiesta giornalistica che poi diventa un libro. Ecco, Padellaro lavorava più sul fronte politico e Martinelli, se non sbaglio, più su quello investigativo. Ecco, quale fu la tua esperienza, Martinelli? L'inchiesta che pubblichiamo con Padellaro fu fatta prima per il Corriere della Sera e poi sul libro che venne chiamato Il delitto a Moro, per un titolo che uscì sul Corriere qualche tempo prima. Decidemmo di farlo quando scoprimo delle cose, dei particolari, dei dettagli inquietanti. Per esempio? Scoprimmo che Il delitto a Moro era stato annunciato 25 giorni prima, un rapporto della Questura di Roma, ufficio politico, avvertì la Procura della Repubblica che esisteva il pericolo di rapimento di Aldo Moro. Sì, quello che dico è agghiacciante, Zavoli, lo so. Io sono stato imputato per 9 anni per diffamazione a mezzo stampa per aver scritto questo pezzo e anche Antonio Padellaro con me sul medesimo banco degli imputati siamo stati assolti con formula piena per aver scritto la verità. Il 25 di febbraio
questo rapporto venne modificato. La prima versione prevedeva, sulla base di una denuncia fatta da uno degli inquilini di via Savoia, il quale aveva visto una macchina in quella strada davanti all'appartamento blindato. In via Savoia c'era una macchina sospetta che venne individuata sulla base della targa. Della targa, questo avveniva prima che Moro fosse rapito, Zavoli, un mese prima. Sulla base della targa si arrivò ad un numero telefonico, ad una persona, ad un telefono, ad una persona fisica che venne individuata. Il rapporto alla procura ipotizzava il reato di rapimento e prostituzione, una cosa stranissima, un reato comune. Quando scoprimmo con Antonio che esisteva questa cosa, ci mettemmo a lavorare. Scavammo su quello che il materiale che avevamo e scoprimmo un altro dettaglio sconcertante che ci fece quasi capire che il delitto Moro, che Moro era stato ucciso prima del 16 marzo. Sapemmo che la Corte Costituzionale, il 13 marzo, attenzione alle date, 25 febbraio, denuncia alla Procura di Roma di un'ipotesi di rapimento. Il 13 marzo la Corte Costituzionale archivia una denuncia contro Aldo Moro, individuabile nell'antelope Kobler dello scandalo Lockheed. La persona che mi raccontò questa tragica, drammatica udienza non c'è più. Si chiamava Alberto Malagugini, era un giudice costituzionale, una persona molto onesta, molto per bene. Mi raccontò il dramma che lui e i colleghi della Corte vissero quel giorno quando esaminarono questa possibilità. E alla fine si convinsero che Antelope Kobler non poteva essere Aldo Moro. Ecco come nasce l'inchiesta, ecco come nasce il libro fatto con Padellaro. Nel racconto di Martinelli c'è qualcosa che va a toccare un'istituzione. Hai parlato dell'ufficio politico della Questura. Dottor Improta. Ma io il suo rapporto non lo conosco. L'assurdità dell'affermazione la deduco, perché ripeto, non ho letto il rapporto né l'ho fatto io. La deduco dal fatto che dice che l'ufficio politico aveva ipotizzato il tipo di reato, cosa che noi giammai facciamo quando riferiamo all'autorità giudiziaria. Noi riferiamo i fatti e lasciamo all'autorità giudiziaria di decidere sul tipo di reato che si ravvisa a carico di chi che sia. Quindi mi rifiuto e lo respingo questo fatto che la Questura ha potuto dire, anche perché si trattava di un episodio di un sospetto ladro che stava vicino alle finestre dello studio, che poi non ha trovato più, dopo non ha trovato riscontro. Mi rifiuto ancora di più di pensare che l'autorità giudiziaria ci ha restituito il rapporto. Nei miei 30 anni non è mai capitato di farmi sostituire un rapporto, quindi mi sembra veramente un po'... Sì, Questore, il reato era ipotizzato perché in quel rapporto c'era una richiesta di intercettazione telefonica e tu come sai... Occorre ipotizzare il reato. No, perché si dice al fine di accertare, non mi rifiuto tuttora di crederci, perché noi scriviamo sempre, è una frase consueta, premesso quanto sopra, potendosi ravvisare il comportamento, azione delittuosa, si prega di autorizzare l'intercettazione delle forze. Del resto agli atti ci sarà il rapporto. Martinelli ha, diciamo, spiegato quali erano i fatti che hanno, ma noi dobbiamo spinto... dire la verità, perché l'opinione pubblica pensa che l'ufficio politico conoscesse, questo anche lo dice Savasta, che ne parlavano all'università due mesi, tre mesi non prima. Ci paragoni a dei terroristi, no, per carità, lucidamente mi sembra eccessivo. No, sembra eccessivo accusare l'ufficio pubblico, no, ma effettivamente addirittura di falso l'autorità giudiziaria. Chiedo scusa, Zavoli, il fatto obiettivo è che il dottor Infelici arrestò due giorni dopo il detto a Moro la persona che era sotto casa di Moro. Quindi la prova di quello che io dico è nel mandato di cattura che Luciano Infelici emise 48 ore dopo il detto a Moro. Dottor Infelici. Questo rapporto a me non pervenne nei termini che il giornalista Martinelli oggi vi ha spiegato.
soltanto, dico, non pervenne il 16, non pervenne neanche il 17, soltanto alcuni giorni dopo ci fu un seguito di questo rapporto che faceva riferimento effettivamente, dice il vero, a un'intercettazione telefonica che la Questura di Roma aveva richiesto. Però io ho sempre saputo che, almeno per quello che arrivò al mio ufficio, questo rapporto riguardava un personaggio che era nella malavita comune. Io di questo momento precedente, delicatissimo e direi gravissimo, di un mutamento di opinione sulle intenzioni del Moreno, non ne ho mai saputo nulla, logicamente. Quando noi vedemmo che c'era questa attività sospetta intorno a Via Savoia, intanto noi fermammo il Moreno, venne tenuto in carcere alcuni giorni, elementi ulteriori non c'erano, si scelse di comune accordo di usare quello che poi è la corda all'impiccato, e cioè lo rimettemmo in libertà per pedinarlo, seguirlo, intercettarlo, sì. E fu messo sotto costante pedinamento, e ci fu un altro episodio strano. Il Moreno lavorava presso una banca, adesso non ricordo quale, presso la banca, mentre era in carcere, arrivò una telefonata di sedicenti Brigate Rosse che dissero: se non lasciate il Moreno succederà, eccetera, eccetera, una minaccia. Però è l'infantilismo di questa telefonata e il fatto che Moreno era in rotta per tante sue attività extra con i sindacati, così a parere dell'autorità investigativa fece venir meno questa indagine. Però, ripeto, io per quello che so lo feci per maggiore cautela e venne seguita e pedinata. L'episodio che cita Martinelli è un episodio, perché raccogliendo diciamo tutte le incongruenze, le manchevolezze, non dolose per carità, poi vedremo perché, dell'indagine da parte, cioè l'episodio di Via Grado, poi se ne parlerà forse se avremo il tempo di farlo, ma ce ne sono tanti altri, si potevano scrivere non uno ma molti libri. Io voglio dire questo, fortunatamente le Brigate Rosse sono state sconfitte e dobbiamo darne atto a chi ha combattuto sul fronte, la polizia, la magistratura, i carabinieri. Però ecco, mi sembra che questa sera si tenti di dare un quadro, come dire, molto ottimistico di quelle che erano, di quella che è stata l'impreparazione di quei giorni. Presidente Santiapichi, quanto abbiamo appena ascoltato, trova qualche riscontro o un riscontro pieno nell'iter processuale, segnatamente nel processo che lei ha presieduto? Nel processo c'è una traccia di questo episodio che si riferisce alla persona indicata dal dottore Inferis. Io volevo specificare, dare una specificazione su un altro punto che non mi pare marginale. Noi abbiamo sentito alcune persone, più di una sicuramente, e le quali hanno detto che nel loro ambiente si sapeva che si sarebbe verificata una grossa operazione che sarebbe stata per compiere, che avrebbero compiuto le Brigate Rosse. Abbiamo dovuto pure sentire alcuni conduttori, o per essere esatto un conduttore di una radio privata, in relazione ad un'intervista concessa a un giornale francese, e la dichiarazione che ha reso questo conduttore di questa radio privata, è emerso il suo convincimento che seppure di Moro direttamente non si trattasse, era nell'aria, in una determinata area, la notizia che sarebbe potuto succedere qualche cosa di grosso. Lei sta parlando di Renzo Rossellini. Stavo parlando dell'episodio Rossellini, senza implicazioni personali, probabilmente. In generale sto parlando, avremmo fatto un'opera forse più produttiva da un certo punto di vista, si intende se avessimo prestato, in generale, avessimo prestato maggiore attenzione a quello che da tempo le Brigate Rosse scrivevano sui loro documenti ufficiali. Ma non conoscevamo, ecco questo è forse un problema di fondo, non conoscevamo le strutture delle Brigate Rosse. Appena abbiamo conosciuto queste strutture,
la nostra capacità, dico in generale, la capacità delle istituzioni di aggredire questo fenomeno si è moltiplicata per mille. Ma prima non sapevamo quale strutture si fosse data questa organizzazione. Neppure dopo i primi rapporti del generale Dalla Chiesa. Noi queste strutture, le Brigate Rosse cominciarono a darsi queste strutture tra il 73 e il 74. Poi cominciarono a perfezionarsi nel tempo con vari aggiustamenti, con vari poteri di veto, ad esempio del Comitato Esecutivo circa la coabitazione di membri delle direzioni strategiche. Ma fu questa conoscenza un apporto investigativo lungo nel tempo. E noi potemmo intervenire, ecco che mi riferivo agli schemi logici nostri, noi potemmo intervenire a cominciare da Galli ragionando su queste strutture che prima non conoscevamo. Questa è una realtà verissima, noi non conoscevamo all'inizio chi erano questi brigatisti, questa carenza di attività dei servizi ha pesato moltissimo all'inizio delle indagini. Probabilmente sui servizi segreti pesava anche la P2. Ma io non faccio qui delle dietrologie o una ricerca eziologica, quale sia la causa. Io le dico soltanto il fatto. Noi abbiamo una carenza assoluta da parte dei servizi segreti che potevano essere agili e fornire alle stesse forze di polizia, carabinieri o polizia, delle indicazioni più precise. Padellaro, un giornale scrisse: l'operazione di Via Fani quel giovedì durò 600 secondi e fu condotta con una perfezione tecnica che ha prodotto nell'opinione pubblica un disorientamento forse maggiore di quello causato dallo stesso sequestro di Moro. Qualcuno più tardi parlò in senso elogiativo di geometrica potenza. Altri giudicarono quell'operazione per la sua brevità e per la sua efficacia di una perfezione esemplare. Ecco, vi chiedo, fece comodo a qualcuno enfatizzare la potenza di quell'azione non solo per quel giorno ma anche per la serie di difficoltà che seguirono nel tentativo di trovare la prigione di Moro, a tuo avviso, o no? Ma effettivamente le Brigate Rosse dimostrarono quel giorno un'efficienza mai raggiunta prima delle precedenti azioni. Fummo tutti, chi doveva poi indagare, ma anche chi doveva testimoniare, colti di sorpresa. L'elemento sorpresa è quello che ha giocato a favore delle Brigate Rosse. Perché, ricollegandomi a quello che si diceva prima il giudice Infelisi, beh, questo è anche Santiapichi, questo fenomeno è cresciuto nel corso degli anni, era cresciuto e forse non era stato tenuto sotto controllo. Quindi improvvisamente una bella mattina è esploso con una potenza, se non geometrica, ma comunque con un'efficacia che nessuno poteva attendersi. Volevo sottolineare questo, il terrorismo non può vivere se non ha cassa di risonanza. Quindi io vorrei rispondere alla sua domanda se poteva giovare a qualcuno in una certa strategia, sottolineare, enfatizzare l'azione che hanno fatto i brigatisti in via Fani, che è un'azione che ha avuto anche parecchi errori tecnici ed errori che sono costati ai brigatisti la scoperta di taluni di essi, precisiamolo questo, perché perdere poi i berretti, perdere i caricatori, ci sono state lasciate delle tracce, tutto sommato, anche più evidenti di quello che si potessero immaginare. Ma comunque un'azione, indubbiamente, un'azione di guerriglia ben fatta, però enfatizzarla in quel modo poteva avere comunque il pericolo, ecco, diciamo che l'intenzione è questa, di trascinare quelle masse che in quel momento guardavano alle Brigate Rosse come ai nuovi Robin Hood e portarle ancora dietro questa scia, questa corrente, questa associazione. Questa enfatizzazione chiama in causa anche il lavoro svolto dai giornali e dai giornalisti? Guardi, senza meno sì, e a questo proposito le racconterò un particolare. Il giorno dopo, il 17 di marzo, io ebbi un colloquio e venne il procuratore della Repubblica De Matteo e andammo insieme dal ministro dell'Interno. Volevamo invitare non la stampa a un blackout, perché nella democrazia sarebbe assurdo e poi sarebbe stato anche controproducente, ma volevamo che almeno la stampa potesse avere un rapporto con l'autorità giudiziaria, con le forze dell'ordine e non pubblicare a valanga, e ricordo quello che ha detto giustamente Padellaro sulla concorrenza, la caccia a notizie, alcune delle quali si è sapute almeno prima.
e quindi pubblicate con un minimo di ritardo, sarebbero state sicuramente molto più utili. Ma non vorrei fare qui una difesa corporativa o d'ufficio, dico, che non mi è richiesta, io dico evidentemente, che è stata un'ipotesi. Ma mi pare che il giornalismo italiano si sia comportato nella sua generalità con un senso di grande responsabilità. In ogni caso vorrei chiedere un giudizio a Padellaro e a Martinelli, che sono chiamati in causa insieme a me, in un certo senso. Padellaro. Ma guarda, io credo che la stampa, abbiamo parlato prima delle pressioni psicologiche in cui i giornalisti erano chiamati a lavorare, abbia fatto quello che doveva fare, abbia cercato, anche indagando per proprio conto, di arrivare a una verità, a un tentativo di verità. Ecco, apprendiamo di questo tentativo da parte della magistratura di mettere a disposizione delle notizie, come dire, conclamate, diciamo, che avessero una loro credibilità. Questo non c'è stato, purtroppo questo non c'è stato, e quindi i giornali, come spesso accade, si sono trovati in una difficoltà oggettiva nel tentare di ricostruire quello che avveniva nelle stanze, perché appunto c'è questo vezzo un po' italiano per cui cose che anche potrebbero essere diffuse ma vengono tenute sotto chiave, per cui poi chi tenta di ricostruirle magari involontariamente le deforma. Martinelli. Mi dispiace, dovete smentire Antonio. Ci fu un tentativo da parte del Palazzo di avallare alcune veline di Stato e ci fu il tentativo di far apparire sui giornali certe notizie prima o dopo i fatti che stavano per accadere. E a questo tentativo ci siamo ribellati, Zavoli, e abbiamo cercato di evitare che questo accadesse nel nostro giornale, che allora era il Corriere della Sera per me. E questo nostro atto di ribellione ci portò a scoprire gli episodi che abbiamo appena ricordato, uno dei quali vorrei rammentare la storia di Gradoli, l'episodio della seduta spiritica, dove nacque la parola Gradoli e un numero. Ora io credo che questa cosa che scoprì Antonio andando a Bologna, in casa di un illustre professore di quella città, il quale non ebbe difficoltà a raccontare al cronista che al di fuori delle veline e al di fuori delle verità di Stato andò a cercare umilmente il controllo della notizia che era corsa in quei giorni e che cioè da questa seduta del piattino, di un piattino che si muoveva, era stata costituita la parola Gradoli e un numero. Da questa parola, da questo esperimento, si è poi risaliti al covo famoso di via Gradoli, dove le Brigate Rosse avevano lasciato quella che io ho definito la vetrina. Se fosse vera l'ipotesi che da questo gioco del professor Prodi ne sarebbe sortita fuori il nome di via Gradoli direttamente, per cui il covo è stato scoperto per questo, sarebbe ho stato detto la parola Gradoli. Ma la parola Gradoli portò a un paese, perché a un certo punto non si andò all'autorità giudiziaria che si occupava del caso, come al solito, oppure alla polizia che si occupava del caso, la notizia fece altri giri. Perché molto, tutti molto, si occupavano, molto, giustamente. Molto, Martinelli, Martinelli e dottor Infelisi. Si chiama fuga in avanti, nel senso che questo sarà l'argomento di una prossima puntata. Ecco, vorrei finire questo dibattito rivolgendo a ciascuno di voi una domanda, chiedendovi, sempre che siate disposti a farlo, di darmi una risposta molto breve. Ecco, dopo 11 anni, dottore Improta, ripensando a quel giorno, che cosa resta di non compreso, di non detto, di non capito? E che cosa, al contrario, dobbiamo considerare positivo, cioè utile, agli interessi della democrazia, quindi ai nostri stessi interessi? Beh, resta tanto, soprattutto il rammarico di aver dato il massimo per raggiungere l'obiettivo, per quello di liberare il Presidente e di non esserci riuscito. E questo ci è stato di grosso insegnamento, soprattutto come preparare il lavoro, come migliorarci, come guardare la realtà dell'eversione, del terrorismo, perché andrebbero dette poi tante altre cose che non abbiamo potuto dire. Mi consente un istante di fare un accenno. Io non dico che eravamo bravissimi e non eravamo in un momento di crisi, indubbiamente c'era l'impreparazione, ma c'era l'impegno che abbiamo detto all'ordine pubblico, c'era anche l'altro impegno,
il richiamo quotidiano alle versioni di destra che ci teneva molto impegnati nelle nostre indagini. Quindi abbiamo avuto momenti difficili per organizzarci. Questo, il fatto Moro, è un fatto profondo che ha lasciato in noi l'amarezza, però ci ha dato tanti insegnamenti. Dottor De Matteo. Col senno di poi è possibile sofisticare, è possibile arzigogolare, è possibile dire si poteva fare o si poteva non fare. Io ritengo che come le forze dell'ordine, anche la magistratura ha fatto tutto il suo dovere. I responsabili del sequestro e del delitto Moro sono stati identificati, sono stati celebrati 3 processi, i responsabili sono stati condannati, quindi lo Stato non è perdente. Martinelli. Il positivo. Il delitto Moro ha significato la fine del terrorismo. Il negativo. Sul caso Moro abbiamo quel che i terroristi hanno lasciato per terra e quel che hanno detto 2 pentiti. Il resto non lo sappiamo. Il mistero continua. Il generale Sassi. A mio giudizio, del caso Moro resta in negativo il fatto del trauma che questo episodio ha rappresentato per tutti, e restano i morti. Oltre a Moro, vorrei che fossero ricordati anche i 5 nostri morti. In positivo resta il fatto che ci ha maturato molto a tutti quanti, e credo che da quel momento siano cominciati anche i risultati più brillanti che ci hanno consentito di sconfiggere il terrorismo. Padellaro. Molti elementi dicono che qualcuno ha tentato di usare, anche politicamente, il rapimento e il delitto di Aldo Moro. Questo non l'abbiamo ancora scoperto. In positivo, la sconfitta del terrorismo, che ha dimostrato che quando c'è compattezza si vince. La stessa compattezza bisognerebbe dimostrarla oggi contro l'altro grande cancro che corrode questo paese, che è la criminalità organizzata. Dottor Infedisi. In negativo rimane presente in me questa realtà. La guardia era bassa, la guardia alla democrazia era bassa, e questo non deve ripetersi, non ci deve trovare anche parzialmente impreparati. In positivo, io ricordo l'impegno veramente commovente, non solo delle forze dell'ordine, ma direi anche poi di tutto il Paese, la ritrovata solidarietà per la difesa della democrazia, e per questo io rimango sempre ottimista, cautamente ottimista. Dottor Santiapichi. E resta l'amarezza per quello che è accaduto, ma resta la coscienza serena per avere contribuito a rispettare e a far rispettare le regole del gioco. Grazie. Il dibattito è concluso. Buonasera. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola. A due a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati, e in mezzo a questo mare
cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perdere se dovessi capire che stanotte non ci sei.